Oggi intervengono i miei colleghi e la collega, la dottoressa Francesca Vianello del Comune di Venezia, ufficio di Europe Direct, che poi ci spiegherà un attimo il ruolo della Festa dell'Europa. E insieme a me, di Unioncamere del Veneto, ci sono la dottoressa Helin Gonzalez, che è la responsabile dell'Erasmus Giovani Imprenditori, e il collega, il dottor Filippo Mazzariolla, che invece è responsabile dello sportello Apre, che poi vi spiegherà che cos'è e che funzione ha nei servizi che diamo all'impresa. Vi do solamente alcune informazioni organizzative, teniamo magari i microfoni e le webcam chiuse. Le accendiamo solo per gli interventi. L'incontro verrà registrato, quindi se non volete che appaia la vostra immagine, spegnete pure la telecamera in modo tale da preservare la vostra privacy. E se avete domande potete anche scriverle nella chat, quindi le prendiamo da lì e poi le esponiamo a voce. Lascio la parola, mi sembra di avervi detto tutto, lascio la parola alla collega, la dottoressa Francesca Pianello, per il suo saluto e le informazioni sulla Festa dell'Europa e poi partiamo invece con gli interventi tecnici che vedranno la presentazione dell'Erasmus Giovani Imprenditori, la parte dei servizi Enterprise Europe Network e infine la parte più specifica sui programmi di ricerca e innovazione con lo sportello Apre. Ok, quindi Francesca lascio la parola a te. Grazie Stefania, buongiorno a tutti. Sì, io mi presento, sono Francesca Vianello e seguo il servizio Europe Direct del Comune di Venezia, che ha accolto l'iniziativa di oggi di Unioncamere Eurosportello del Veneto nell'inserimento della Festa dell'Europa a Venezia 2020. Attorno al 9 maggio, da molti anni, la città di Venezia onora appunto la ricorrenza della dichiarazione Schuman, per fare una riflessione su tematiche europee. Quest'anno, tra l'altro, ricorrono proprio i 70 anni della dichiarazione Schuman, nella quale appunto il ministro degli esteri francese Robert Schuman fece la famosa dichiarazione che è stata indicata come una data simbolica di inizio del percorso dell'Unione Europea, che non è mai finito e che continua tutt'oggi, tant'è che l'edizione di quest'anno della Festa dell'Europa a Venezia si intitola proprio Il futuro dell'Europa, l'Europa del futuro. Il termine festa è un termine ormai è caro alla tradizione di questo evento che in questa forma così ampia è organizzato da quasi 10 anni. In realtà è un momento di riflessione, conoscere il nostro passato per interpretare gli avvenimenti del presente e fare delle valutazioni sul futuro, tutto a livello europeo. Quindi io ringrazio l'Enterprise Europe Network che qui in Veneto e a Venezia è rappresentata dall'Eurosportello Union Camere del Veneto, che ha inserito nel ricco calendario della Festa dell'Europa di quest'anno questo webinar. La festa è sempre stata fatta con momenti di incontro fisico. Abbiamo voluto fortemente che non saltasse questo anno, al di là della ricorrenza dei 70 anni, perché è comunque un momento cruciale vedere in chiave europea lo svolgersi della realtà. In particolare con l'emergenza coronavirus. E quindi, come segno di resilienza, è stato deciso di farla lo stesso. È tutto perfettibile, però con la buona volontà davvero delle persone che lavorano anche da casa in questo periodo, abbiamo deciso di realizzare lo stesso incontri come quello di oggi, che si concentra sul fare impresa,
al tempo del coronavirus, in particolare per le piccole e medie imprese. E la festa dell'Europa è partita il 5 maggio e dura tutto il mese fino al 31 maggio. E, il 5 perché onora uno dei partner importanti, che comunque ringrazio, di questa festa, che è il Consiglio d'Europa, che ha come unica sede italiana quella qui proprio a Venezia. E quindi è un insieme di iniziative, questa festa dell'Europa, che vede quasi 30 partner, come l'Eurosportello che è attivo oggi, ma che ha proprio la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa come partner principali, senza dimenticare tutti quelli che nel territorio davvero tutti i giorni danno informazioni sull'Europa, in particolare sull'Unione Europea, cosa che fa anche il mio ufficio. Solo una parola per dirvi che cos'è Europe Direct, perché potete utilizzare i servizi che mettiamo a disposizione. Anche adesso che gli uffici sono fisicamente chiusi al pubblico, ma assolutamente operativi. Nella nostra pagina del portale della città di Venezia trovate tutti i riferimenti. La pagina è appunto comune.venezia.it/Europe Direct lo sportello è attivo sia via email che con il telefono. La nostra presenza sul territorio serve per stimolare un dibattito informato sulle tematiche europee e sulla cittadinanza europea che tutti noi abbiamo. Ci rivolgiamo al cittadino in generale, alla cittadinanza in generale, ma ci focalizziamo su vari target. Grazie all'Union Camere, il target legato alle imprese, e con il servizio Eurodesk anche i giovani, con la mobilità giovanile transnazionale. Non ci dimentichiamo mai delle scuole, nonostante siano aperte, ma non fisicamente. Quindi noi siamo attivi e siamo a vostra disposizione. Non sappiamo tutto, ma quello che non sappiamo, sappiamo dove andare a cercarlo, perché la rete Europe Direct è una rete che lavora davvero insieme, in rete. Siamo 400 in Europa e siamo più di 40 in Italia. In Veneto parliamo, comunichiamo davvero tra di noi, e questo secondo me fa la differenza. Quindi io vi invito ad utilizzare la nostra rete Europe Direct e ad approfittare dei prossimi appuntamenti che ancora prevede la Festa dell'Europa Venezia 2020, e a rivedere eventualmente anche gli altri incontri che abbiamo già fatto registrato. In particolare abbiamo incontrato il direttore sia del Parlamento Europeo in Italia che della Commissione Europea in Italia, e le registrazioni sono disponibili nel nostro sito. Ringrazio ancora i colleghi dell'Enterprise Europe Network per questo focus sull'impresa, in particolare la piccola e media impresa veneta e non. Grazie a tutti. Grazie Francesca, noi per noi è un piacere partecipare ovviamente con il nostro contributo alla Festa dell'Europa, anche perché insomma siamo un po' una grande famiglia con Europe Direct, che dà l'assistenza principalmente al cittadino come target primario, e noi invece sulla diamo il servizio alla parte appunto dell'impresa. Quindi lavoriamo in realtà fianco a fianco, ognuno per i propri ambiti. Le passo la parola alla collega Helen Gonzalez, che come vi anticipavo è la referente del programma Erasmus per giovani imprenditori, ed è uno dei programmi della Commissione Europea che promuovono la mobilità per le nostre imprese, ed è uno dei programmi anche forse più apprezzati perché è estremamente concreto come supporto all'imprenditoria. Passo quindi la parola a Helen Gonzalez.
Ok, buongiorno a tutti, grazie a Stefania, grazie a Francesca Vianello per questa opportunità. Adesso sto condividendo questa presentazione e Stefania mi dà un assegno se vede bene, tutte la stiamo vedendo? Pronto? Mi sentite? Sì, si vede bene. Ok. Bene, ok, questa è bene, sono grata di essere qua per parlarvi di questa iniziativa che non è già tanto nuova, l'Erasmus per giovani imprenditori, Erasmus for Young Entrepreneurs, è un'iniziativa che è stata creata dalla Commissione Europea, nello specifico della direzione impresa e industria 10 anni fa, adesso della direzione Grow, crescita, per supportare la creazione di nuove imprese, per supportare a tutti coloro che hanno un'idea di impresa, un'idea imprenditoriale, che sono delle start-up e che avrebbero bisogno di approfondire o di crescere le sue competenze imprenditoriali grazie a attività di mentoring internazionale. O sea, di che cosa tratta questo programma? Questo programma offre a nuovi imprenditori, aspiranti imprenditori, l'opportunità di trascorrere un periodo di apprendimento e networking presso imprenditori già affermati di un altro paese della Commissione Europea. E da 10 anni possono partecipare tutti gli imprenditori e residenti negli Stati membri dell'Unione Europea, 28 Stati membri, più i paesi candidati, cioè vuol dire Islanda, Norvegia, Serbia, Bosnia, Turchia, Albania, Moldavia, Montenegro, Repubblica Macedonia e incluso anche Regno Unito, Brexit, no Brexit, è parte dell'Erasmus for Young Entrepreneurs. Cioè vuol dire, nello specifico per noi qua nel Veneto, chiunque abbia un'idea di impresa, un'idea imprenditoriale, potrebbe andare a chiunque, a qualsiasi di questi paesi a svolgere un'attività di mentoring, di scambio con un imprenditore affermato. Inoltre, dal 2018 è partita un'azione specifica, un'azione pilota, EGE Global, che vorrebbe far aprire i confini di questa iniziativa che è solamente europea e ha inserito in questa azione specifica 3 destinazioni che sono Stati Uniti, Israele e Singapore. Cioè, vuol dire che gli aspiranti imprenditori europei possono creare scambi con imprenditori affermati negli Stati Uniti, nello specifico nello stato di New York e nello stato di Pennsylvania, e in Israele e Singapore. Questa azione pilota è partita proprio nel 2018. Che cosa, qual è il core business di questa attività, di questo programma? Questo è un programma molto concreto e cerca di creare una relazione tra 2 realtà imprenditoriali. Da un lato quello che è l'imprenditore affermato, che il termine che usa il programma è il host entrepreneurs, cioè imprenditori che ospita, che è un imprenditore che dovrebbe avere più di 3 anni di esperienza manageriale, che è disposto a ospitare una persona nella propria azienda per un periodo di tempo che può variare da 1 a 6 mesi, e dall'altro lato c'è il nuovo imprenditore, il new entrepreneurs, che è un imprenditore che può essere una persona che ha avviato un'attività da meno di 3 anni o che semplicemente ha un'idea di impresa. E questa è una cosa bellissima, perché per la Commissione Europea l'imprenditore è chiunque abbia un'idea di impresa, anche quelli a partita IVA, i consulenti, gli architetti, gli avvocati che lavorano da libero professionisti, sono sono imprenditori per questo programma, possono partecipare come nuovi imprenditori. Ok? Chi ha più di 3 anni di esperienza imprenditoriale può partecipare come host entrepreneurs perché avrebbe l'esperienza da condividere. Chi invece è nuovo, non ha nessuna esperienza imprenditoriale, può partecipare come new entrepreneurs. Che cosa cerca di creare questo programma? Questo programma cerca di creare un ambiente per scambio di competenze, di esperienze, di nuove idee, per creare quello che vuoi dire la collaborazione imprenditoriale fra piccole e medie imprese di tutta Europa. E questo è interessantissimo perché si crea anche una collaborazione a livello di organizzazioni intermediarie. Vuole dire, questo imprenditore, sia l'imprenditore che ospita che l'imprenditore che viaggia, devono registrarsi in quello che chiamano l'organizzazione intermediaria o il local contact point
nelle loro paesi, e per creare questa relazione sono accompagnate nel percorso di creazione di questa relazione da organizzazioni intermediarie che le supportano. E questa è una cosa molto interessante, perché sono relazioni a quattro, no? Come dire, se parliamo di un matrimonio, questo è un matrimonio con le suocere, per fare una battuta, per fare, e questo è una cosa interessante, perché non è solo se trovano gli imprenditori da sole, sino per creare questa relazione si deve creare un piano di lavoro ben strutturato, dove ci siano molto chiari gli obiettivi degli scambi, le attività devono essere delineate nel tempo con delle outcomes molto specifici che andranno monitorati durante tutto il trascorso della relazione. E questo è un valore aggiunto a questo scambio, perché vuol dire non è solo due che si trovano, sono due che si trovano, però che sono supportati con organizzazioni intermediarie residenti in quei paesi che aiutano queste persone a affrontare diversi challenge nell'interno dello scambio, o gli possono fornire assistenze per quanto riguarda la creazione di business fra paesi, per la creazione di nuove e sviluppo del proprio prodotto, delle proprie canali di commercializzazione, eccetera, perché ci sono tantissime opportunità. Questi scambi sono trasversali a tutti i settori. Possono partecipare tutti gli imprenditori da 18 a 99 a 100 anni, e è molto bello perché è molto democratico, se possiamo dire così. Ossia, in questo programma si possono registrare quelli che fanno ricerca aerospaziale, come quelli che semplicemente hanno un bar, stanno per aprire un bar e vogliono appunto viaggiare, non sono imprenditori di un baccaro veneto, vuole baccaro veneziano, vorrebbe andare a Londra per capire come aprire un bar tipo londinese a Venezia, potrebbe usufruire di questo programma, anche se la creazione di un baccaro non è innovativa e non rientra in altre linee di finanziamento, rientrerebbe però in linee di finanziamento dell'Erasmus per imprenditori. Ok. Una delle cose interessanti, no? Perché avventurarsi in un scambio come nuovo imprenditore? Perché? E qua è questa la domanda chiave, no? Perché una persona che sta per aprire un'attività potrebbe prendere spunto di questa iniziativa? Perché sicuramente avrete bisogno dei consigli, avrete bisogno di capire se la vostra idea imprenditoriale è un'idea fattibile. Per cui una formazione sul campo con un imprenditore esperto può dare quegli spunti, può aiutare a trovare risposte ai vostri interrogativi e preparare soprattutto a gestire efficacemente la vostra impresa. Unione Camere del Veneto gestisce il programma Erasmus per imprenditori ormai da 11 anni. Abbiamo gestito più di 200 scambi, possiamo dare fede che una percentuale non banale degli entrepreneurs che partono, stiamo parlando 25-30%, ritornano in Italia con un'idea molto diversa del loro business. E questo è interessantissimo, perché vuol dire che questa esperienza li ha aiutato a approfondire certi aspetti manageriali, li ha aiutato anche a confrontarsi se stesse e la fattibilità del loro business, anche se le piace o no fare questo lavoro, se veramente sono portate per fare la cosa che pensavano, che avevano l'idea di fare, perché il bello dell'Erasmus imprenditore è che si può applicare avendo solamente l'idea, non c'è bisogno neanche di aprire una partita IVA, né aver attivato nessuna impresa. Chiunque ha un'idea imprenditoriale può partecipare come New Entrepreneurs. Come New Entrepreneurs avete la possibilità di cosa? Certamente, e sviluppare contatti internazionali. Chi viaggia sempre è in contatto con altre culture, con altri modi da fare, con altre visioni del mondo. E potete anche sapere come funziona il mercato di un altro paese europeo e scoprendo in questo modo diversi modi di fare affare, rafforzare le competenze settoriali o affiançare altre. Questo mi permetto di dire, ci sono imprenditori che hanno creato degli scambi non su le proprie, non sul proprio settore, ma su un settore che poteva essere compatibile alla loro idea di impresa. Cioè, mi viene in mente il caso di un imprenditore veneto che la sua idea di business era la creazione di un portale per la vendita di camicie su misure, e lui è andato a Londra, però non a lavorare non con una sartoria né con altro vendita di camicie su misura, è andato a lavorare con una persona che vendeva utili, che vendeva, come si chiama, mobili per uffici online.
cosa, aveva un negozio a Londra che faceva un studio di fattibilità sui bisogni delle imprese e riusciva a organizzare tutto il mobilificio e questa cosa a livello online. E a questo imprenditore veneto gli interessava il sistema, gli interessava capire come funzionava questo sistema di vendita online, e per cui è andato 6 mesi a lavorare a Londra con un altro settore diverso al suo, perché gli interessava una competenza tecnica per fare partire il proprio business. Altra cosa che vi offre l'Erasmus, l'Erasmus per imprenditore, è quello di incontrare imprenditori di successo, imprenditori che sono riusciti a sopravvivere ai famosi 3 anni di crisi imprenditoriale, no? Come molti di noi sappiamo, purtroppo le imprese nei primi 3 anni di vita sono molto deboli e dicono che il 50% di loro non riescono a sopravvivere il terzo anno. Per diventare un imprenditore ospitante, le persone che si registrano devono dimostrare che è uscito da questa fase embrionale dell'impresa, che è un imprenditore con esperienza e che può appunto trasmettere questa esperienza all'imprenditore che accoglie. E un'altra delle possibilità è scoprire potenziali opportunità di cooperazione, e soprattutto l'ultima fase, che è una cosa molto interessante, è il programma Erasmus offre un supporto finanziario a fondo perduto agli imprenditori che vanno a un altro paese. Ok? E questa è una cosa molto interessante. Così, e questo riprende un po' l'Erasmus per studenti che hanno una borsa di studio. E nell'Erasmus per imprenditori, il new entrepreneur che partecipa riceve un supporto finanziario non da poco per coprire parzialmente quello che sarebbero le spese di spostamento, vitto, alloggio, viaggio e tutto quanto. E per farvi una idea, ogni paese ha una data fissa, una rate fissa, un monthly sum fisso per questo supporto finanziario. In Italia il supporto finanziario mensile è di 900 euro, ok? Chiunque viene dell'Inghilterra, del Portogallo, della Grecia, un giovane imprenditore che viene a lavorare con un imprenditore formato qua nel Veneto, riceverà da Commissione Europea un supporto finanziario pari a 9 mesi al mese. Per cui se un imprenditore veneto, per esempio, viaggia a un paese come Inghilterra, che adesso è a Londra, che continua a essere elegibile per questo programma di mobilità, riceverà un supporto finanziario pari a 1.000 euro al mese. Per cui, se facciamo 2 conti, un imprenditore veneziano che parte e va a Londra a lavorare in un negozio di caffè, vendita dei caffè gourmet, che ne abbiamo adesso un ragazzo che sta appena tornato, è stato 6 mesi in Londra facendo questa indagine sul negozio del caffè, la vendita al dettaglio e anche le grandi degustazioni. Lui ha ricevuto un supporto finanziario pari a 6.000 euro a fondo perduto. E questo è un finanziamento non da poco, è un'aiuta concreta, specifica, che offre l'Europa a tutti quelli che aspirano a aprire una propria attività. Ok, vado avanti con le slide. Come New Entrepreneurs, per partecipare come New Entrepreneurs, che cosa? Quali sono le condizioni? Dovete essere seriamente intenzionato a avviare un'impresa sulla base di un solito progetto imprenditoriale, oppure essere un imprenditore che ha avviato la propria impresa da non più di 3 anni. Non esiste un limite d'età. E questo è anche una cosa molto bella, perché per noi che viviamo qua nel Veneto sappiamo che ci sono i soldi dell'imprenditoria giovanile fino a un tetto massimo di età che credo che siano 35 anni. Noi qua nell'Erasmus per imprenditore vediamo che riusciamo a supportare in persone da un'età 40, 45, 47 anni che hanno fatto l'impiegato tutta la loro vita e che vogliono mettersi in proprio per diventare consulenti o vogliono aprire il negozio dei suoi sogni. Con 46, 47 anni possono ricevere un finanziamento a fondo perduto per andare a fare un'esperienza, per andare a provare a testare la sua idea di esperienza all'estero. E questo è una cosa molto interessante, ve lo dico per esperienza, più del 50% dei nostri giovani imprenditori hanno più di 40 anni. Okay, che è una fascia d'età un po' difficile per avere un finanziamento a fondo perduto. Le persone devono essere anche residente permanente in uno dei paesi dell'Unione Europea. In questo caso, se ti vuoi registrare con noi, devi essere residente in Italia. Devono avere un progetto concreto o un'idea imprenditoriale esposti in un business plan
molto specifico e dettagliato, perché come vi dicevo prima, queste persone ricevono un supporto finanziario non da poco dalla Commissione Europea. Devono dimostrare di essere motivati a impegnarsi e rispettare il piano di attività concordato con l'imprenditore ospitante, perché come vi ho detto prima e vi spiegherò più avanti, lo scambio si crea in una piattaforma e nel trascorso di tutto il periodo di scambio, che può variare da 1 a 6 mesi, si crea un piano di lavoro, e questo piano di lavoro viene firmato da degli attori di questa relazione e deve essere rispettato, dove sono le regole, che cosa pensiamo di sviluppare insieme e tutto quanto. E l'imprenditore che parte deve essere pronto a contribuire allo sviluppo dell'impresa ospitante, perché è l'impresa che lo accoglie. È vero che ci sarà un'attività di mentoring, è vero che andrete a imparare come fare, come ricreare la vostra idea di business, però è anche vero che dovete contribuire a quello che vi sta ospitando. Questi sono scambi win-win, dove tutti devono guadagnare qualcosa. E devono essere anche pronte a coprire le spese del vostro soggiorno che cedessero il supporto finanziario dell'Unione Europea. Perché qua qualcuno mi direbbe, questo è il caso per esempio dei paesi più costosi, io vi ho fatto l'esempio prima di Londra, 1000 euro al mese a Londra è poco, è molto poco. Veramente soggiornare a Londra, Londra è una città molto, molto, molto costosa, questo è vero, però è anche vero che la Commissione Europea sta dialogando con aspiranti imprenditori, e quello che si ci aspetta è che queste persone siano in grado di coprire le spese per conto proprio, ok? Vengono supportate dalla Commissione Europea attraverso questo programma, ricevono un supporto finanziario a fondo perduto, ricevono anche il supporto di organizzazione intermediaria nei paesi di accoglienza, nei paesi pronto di invio, ma queste persone devono essere pronte appunto a investire un po' della propria spese, ok? Adesso vi voglio parlare invece quali sono i vantaggi di diventare host entrepreneurs, e questo è impressionante, perché partecipando come imprenditori ospitanti si possono ricavare utili stimoli dell'idea di un nuovo imprenditore pieno di motivazione. È questo vero? Lo abbiamo visto qua da noi, dopo 10 anni di implementazione, abbiamo host entrepreneurs, imprenditori ospitanti veneti, che sono felicissime di partecipare in questo programma, imprenditori di tutti i settori, della logistica, ristorazione, mobilifici, design, moda, consulenza tecnica, consulenza legale, imprenditori che sono solidi, che hanno un forte business qua nel Veneto, in Italia, e che hanno visto nell'Erasmus per imprenditore un'opportunità. Per cosa? Per ottenere nuove idee, pieno di motivazione, per avere un confronto con un'altra persona di un altro paese, per vedersi anche obbligati a parlare in inglese. E questa è una cosa interessantissima, soprattutto se l'imprenditore vuole aprirsi su nuovi mercati e o sviluppare contatti internazionali. Cioè, io mi ricordo qua un imprenditore che aveva una forte spinta al mercato ungherese, perché lui è capo di un centro di formazione veneto e sta creando questi scambi di studenti proprio con l'Ungheria, e aveva bisogno proprio di ungheresi che lavorassero con lui, che li aiutassero nella traduzione del website, che li aiutassero nella compilazione delle domande, che potessero essere anche ambasciatori di questo business nel ritorno all'Ungheria. E questo imprenditore ne ha ospitato già 4 imprenditori dell'Ungheria. Ne ho il caso anche di un'imprenditrice bellunese che ha un negozio di tendaggi. Lei ha una forte spinta verso la creazione, verso il fashion. Lei ha questo negozio di tendaggi, fa tende, cortine, serramenti, ma si è fatto sempre la domanda cosa fare con gli scarti. Ma questa persona che si chiama Licia, che è molto in gamma, molto simpatica, lei ha ospitato ben 3 imprenditrici, una della Lituania, un'altra imprenditrice dell'Inghilterra e l'ultima imprenditrice dalla Spagna, e tutti e 3 le hanno aiutate con un progetto molto particolare a capire cosa poteva fare con il materiale di scarto. Con la prima imprenditrice della Lituania e questa imprenditrice da Belluno è riuscita a creare dei cuscini artistici per vendere in suo negozio. Con la seconda imprenditrice hanno creato una piccola collezione di moda che dopo è stata esposta in una sfilata di moda a Londra, e con la terza imprenditrice
Beach hanno creato delle borse, hanno creato dei prodotti innovativi e ancora tutt'oggi continuano in conversazione, sono in contatto per nuovi progetti, nuovi sviluppi di business. E questa è una cosa interessantissima. Inoltre, lo scambio potrebbe essere un trampolino di lancio per trovare nuove opportunità per la vostra impresa. Sappiamo bene quanto costa internazionalizzare, quanto costa un agente commerciale, ma se attraverso l'Erasmus si riesce a trovare un partner interessato nel nostro negozio dell'altro lato, in un altro paese, questa persona diventa parte della nostra squadra di lavoro e senza dubbio anche è un'opportunità per espandere il business, per trovare nuovi mercati e tutto altro. Qua abbiamo elencati alcune altre opportunità, come il host entrepreneur può sviluppare contatti internazionali, trovare soluzioni innovative per migliorare la sua impresa, lavorare fianco a fianco con un nuovo imprenditore serio, motivato e pieno di nuove idee, senza costi aggiuntivi, perché come vi ho detto prima, gli imprenditori che viene, che è ospitato qua in Italia, riceve un finanziamento a fondo perduto, per cui chi accoglie un imprenditore europeo nella propria azienda non è obbligato a fare nessun pagamento. Inoltre, prima di avviare qualsiasi scambio, come vi ho detto prima, si crea un piano di lavoro per cui è scritto chiaramente cosa viene a fare questa persona nella nostra azienda, con delle output molto specifici, settimana per settimana, mese per mese, per cui è una risorsa che senza dubbio può portare qualcosa di importante ed interessante alla vostra azienda. Se acquisiscono, appunto, come dicevo prima, conoscenza sui mercati esteri, opportunità di cooperazione di business e soprattutto, e lo abbiamo visto perché ne abbiamo tanti esempi, l'imprenditore ospitante può essere supportato nella creazione di un piano di lavoro per lo sviluppo dei progetti specifici imprenditoriali. Prima questo mi collego a quello che avevo detto. Gli imprenditori, gli new entrepreneurs, non sono necessariamente giovani persone appena uscite dall'università. Molti di loro, come vi ho detto prima, sono persone già sulla quarantina, che hanno nelle spalle anni di esperienze lavorative e che quello che non hanno o quella è la loro mancanza è che non hanno competenze imprenditoriali, però hanno grosse competenze tecniche, per cui ospitare un imprenditore europeo è senza dubbio una grossa opportunità di avere nuove idee. Quali sono le condizioni per partecipare come host entrepreneurs? Questi sono programmi che non hanno nessun costo per nessuna persona, sono stati già pagati dalla Commissione Europea, e per cui il host entrepreneur deve essere solamente residente, in questo caso italiano, deve dimostrare essere il proprietario o amministratore o la persona direttamente coinvolta a livello del comitato direttivo. Perché? Perché il host entrepreneur è chiamato a essere un tutor, un mentor del nuovo imprenditore e deve essere una persona che ha nelle sue spalle il processo decisionale dell'impresa. Okay? Deve essere pertanto l'amministratore di un'impresa di più di 3 anni, perché appunto deve essere in grado di portare un'esperienza e deve essere disposto a condividere le conoscenze e l'esperienza con un nuovo imprenditore e fungere da mentore. Queste sono le condizioni per diventare host entrepreneurs. Okay? È molto importante, questo è un programma per piccole e medie imprese europee, solo piccole e medie imprese europee, e qua in questa slide vi lascio qual è la definizione secondo l'Unione Europea di una piccola e media impresa. Una piccola e media impresa va da un imprenditore fino a 250, un impiegato fino a 250 unità lavorative e ha un totale di bilancio all'anno di 43 milioni di euro. Ok, questa è la definizione di una piccola e media impresa europea. Chiunque entra in questa definizione può partecipare sia come host entrepreneurs che come new entrepreneurs. Adesso vi faccio vedere a livello pratico come funziona, come si ci iscrive a questa iniziativa. È molto semplice, comunque queste presentazioni saranno inviate a tutte le persone che stanno adesso partecipando al seminar e saranno anche caricate nel nostro sito, per cui potete avere tutte queste informazioni da voi. Questo link, cliccando su questo link, andate direttamente al link dell'iniziativa, ma è molto facile perché anche se adesso googleate Erasmus per imprenditori,
imprenditore, arrivate alle stesse pagine web che vi sto mostrando adesso. Dovete cliccare in questo sito, ci appare una schermata come quella che stiamo vedendo adesso, e dopo dovete semplicemente cliccare in presenta la tua candidatura e si aprirà una schermata per presentare la candidatura, dove verranno compilati certi campi. Io devo dirvi che comunque il programma e le candidature vengono fatte in inglese, perché questo è un programma che comporta, che vengono coinvolti tutti i 28 stati membri. Per carità, è anche vero che se un imprenditore ospitante ha difficoltà con la lingua inglese e vuole fare la candidatura in lingua italiana, lo può fare tranquillamente, e dopo noi come organizzazione intermediaria che supporteremo, che valuteremo questa candidatura, faremo il lavoro anche di tradurre questa candidatura in inglese. Perché? Perché è molto difficile negoziare o trovare un scambio se il profilo è in una lingua nazionale. Comunque, è questo per rassicurare ai host entrepreneurs. Se siete, alcune di voi, è un host entrepreneurs che solo parla l'inglese e che è interessato a ospitare a qualcuno, proprio perché gli aiuta, perché ha problemi di competenza linguistica e vorrebbe, non so, espandere il suo mercato alla Spagna, all'Inghilterra, all'Austria, ma solo parla italiano, nella candidatura, e questa è la cosa bellissima di questo programma, potete inserire che la lingua di contatto e la lingua per cui voi siete disposti a lavorare è l'italiano, è in italiano, e dopo noi riusciremo a trovare un imprenditore in qualsiasi che sia il paese obiettivo del vostro scambio che parli italiano, perché questo l'abbiamo fatto tantissimo. Noi abbiamo ricevuto imprenditori dell'Inghilterra, della Germania, che erano in grado di parlare italiano e sono riusciti a supportare i nostri imprenditori italiani qua nel Veneto anche nel processo di internazionalizzazione. Però sì, la candidatura viene fatta in inglese, la prima schermata, se siete in un sito italiano, verrà in italiano, però man mano, quando andate avanti con la candidatura, tutte le domande del sito sono in inglese. Ok? Nella candidatura si deve allegare il CV aggiornato, e nel caso che la persona che si presenti sia un entrepreneur, dovrà allegare anche l'idea d'impresa, il business plan. Come funziona lo scambio? Beh, avevo parlato prima. Prima si fa questa candidatura, è tutto attraverso questa piattaforma, che è molto semplice. Ci sono delle domande: perché vuoi partecipare? Qual è il valore aggiunto che vorresti dare all'impresa? Cosa stai cercando con questo scambio? 3-4 domande molto semplici. Dopo ci sono delle domande chiuse sul vostro settore di appartenenza, cosa state cercando, le lingue che parlate e il paese dove siete più interessati da trovare un scambio. Questa è la candidatura. Dopo questa candidatura viene vista da noi, Union Camere del Veneto, perché alla fine della candidatura vi verrà chiesto con chi vi volete registrare, c'è un menu a tendine, e in questo caso vi prego scegliere noi, Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, e a questo punto la vostra candidatura arriverà a noi e da quel momento sarete supportate in tutto il processo. La prima cosa che si fa è che si fa una valutazione di quello che è stato scritto, sia il new entrepreneur si fa una valutazione dell'idea d'impresa per capire che sia tutto a posto, sia un host entrepreneur si fa una valutazione di che veramente quello che ha scritto è vero, ovvero che sia il padrone, sia il proprietario, sia del board of director dell'impresa che ha candidato come impresa da ospitante, e dopo che noi facciamo quelle verifiche e comproviamo che la persona, le motivazioni sono quella di ospitare una persona a fare attività di mentoring e di scambio imprenditoriale, la candidatura viene accettata e la persona passa a una seconda fase, che è la scelta del partner. E in più dei casi questa scelta di partner si fa nella stessa piattaforma, perché quando i profili vengono accettati riescono a entrare a una password particolare in cui riescono a entrare, e grazie ai motori di ricerca delle domande che avete precompilato in precedenza nel momento della candidatura, si riesce a vedere quali sarebbero gli imprenditori più adatti alla vostra richiesta di partecipazione. E in più dei casi aiutiamo anche noi ai nostri imprenditori a trovare il partner giusto. Se trova questi partner, o se trovano 5, se trovano 6, è molto bello, è come una festa, come quando si va a trovare qualcuno in una festa. Si può chiedere a tutti di ballare e dopo ti rimani con questa unica persona che dice: guarda, questa è la scelta, questa è la persona con cui io vorrei fare uno scambio.
Il terzo passo, che era, che già vi ho parlato un po' in precedenza, è la creazione del piano di attività e preparazioni. È questo molto importante, perché la creazione del piano di lavoro, dove appunto deve essere elencato molto accuratamente quali sono gli obiettivi dello scambio, cosa si viene a fare, perché questo non vogliamo che nessuno vada a perdere il suo tempo, né il new entrepreneur che va in un altro paese, né anche la persona che li accoglie, no? Perché sappiamo che il tempo è soldi, il tempo sono soldi, e noi dobbiamo proprio garantire un scambio di qualità che porti a entrambi imprenditori a un periodo formativo, a un periodo di crescita per entrambe le aziende, no? E se scrive questo piano di lavoro che va valutato, se scrive anche per quanto periodo si svolgerà lo scambio, è una cosa molto bella che vi voglio dire adesso. L'Erasmus per imprenditore è molto dinamico come approccio. Un scambio può durare da 1 a 6 mesi, ma questo periodo di scambio può essere diviso in diversi periodi nel lungo dell'anno. E quello che si chiamano le relazioni frammentate, ossia una relazione può iniziare il primo di ottobre, per esempio, abbiamo adesso una così, il primo di ottobre, una relazione è stata pattuita per 6 mesi. Del primo di ottobre al 30 novembre si fanno i primi 2 mesi. Dopo l'imprenditore, il entrepreneur ritorna al suo paese perché deve fare un'altra cosa, riprende di nuovo lo scambio i primi giorni di gennaio, ne fa altri 2 mesi, gennaio e febbraio, ritorna di nuovo al suo paese e ne fa gli altri 2 mesi nel periodo estivo. Questo aiuta allo svolgimento dello scambio. Perché? Perché l'imprenditore potrebbe comunque, quando ritorna nel suo paese d'origine, continuare a lavorare a fianco con l'imprenditore, crescendo il business. Queste pause aiutano anche a vedere la crescita di un progetto d'impresa, perché come sappiamo ci sono progetti corti, progetti più lunghi che hanno bisogno di tempo, e anche molto comodo per quelli che si registrano che ancora hanno un lavoro, perché noi abbiamo tante registrazioni di impiegati anche della pubblica amministrazione che hanno un lavoro e che fanno l'esperienza Erasmus per imprenditore prendendosi periodi di aspettative, periodi di ferie, perché il periodo più corto di scambio può essere anche 1 settimana, ok? Per cui questo aiuta le persone che hanno altri o hanno famiglia o hanno un altro business da gestire a fare l'esperienza in più periodi più corti e così avere il tempo per appunto sviluppare tutto il piano di lavoro. La realizzazione dello scambio se fa nell'altro paese, adesso, e questo mi voglio soffermare adesso perché abbiamo il Covid, e la Commissione Europea ha deciso di continuare a finanziare quegli scambi in modalità remota, cioè perché ne abbiamo adesso imprenditori che sono in Germania ma non riescono a lavorare nello stesso ufficio del Host Entrepreneurs, lavorano anche loro in smart working. La Commissione Europea ha deciso di continuare a supportare questo tipo di scambi con supporto finanziario e il programma si sta evolvendo un po' per dare risposta a questa situazione attuale che abbiamo, no? Come, sì, perché questo è un scambio di mobilità, come si fa un progetto di mobilità in un mondo dove non ci si può muovere. Comunque, volevo soffermarmi su questo, dirvi che stiamo lavorando tutti, sia noi, organizzazione intermediaria locale, sia Eurochambres, che è il coordinatore del progetto a livello europeo, sia Commissione Europea, stiamo lavorando in trovare delle soluzioni effettive e veloci per accompagnare l'imprenditore anche in questo momento che è così speciale. Ok, io avevo inserito questa schermata in questa presentazione perché volevo condividere con voi un dato molto importante, molto bello. In 10 anni, stiamo parlando del 2009 al 2019, si sono compiuti 10 anni dell'Erasmus per imprenditore, l'abbiamo festeggiato proprio a novembre, e quasi 2000 imprenditori italiani hanno partecipato a questo programma. Dopo la Spagna e il Regno Unito, l'Italia risulta al terzo posto sia come paese preferito di destinazione sia per numero di imprenditori coinvolti nel programma Erasmus per imprenditori. E questo parla molto, molto bene della nostra realtà italiana, no? Soprattutto in un territorio come il Veneto, che abbiamo più di 500.000 piccole e medie imprese. Sono un territorio così spinto nella creazione di nuove imprenditorialità,
un territorio pieno di imprenditori. Cioè, gli italiani hanno accolto questa opportunità, il programma quasi nostro, per dire così, e volevo dire che nello stesso periodo, in questi 10 anni, Union Camere del Veneto è riuscita a supportare più di 200 partecipanti provenienti del Veneto, sia in mobilità outgoing che ingoing, come host e come new entrepreneurs, e questo è un dato che a noi dà molta felicità. E dopo volevo parlarvi anche un attimo dell'azione pilota EIE Global, perché Union Camere del Veneto è anche l'organizzazione intermediaria che gestisce gli scambi a New York, e questo è una cosa che ci riempie di orgoglio, perché l'azione pilota EIE Global coinvolge solo 3 organizzazioni delle più delle 250 che sono adesso in Europa. Una di quelle 3 organizzazioni siamo noi, Union Camere del Veneto. Noi ci occupiamo dello stato di New York, e nel 2019 siamo molto felici di dire che abbiamo supportato più di 25 scambi. 25 imprenditori europei sono andati a New York, accolti dai nostri imprenditori a New York. Per carità, io parlo dei nostri, gli imprenditori a New York non sono italiani, sono imprenditori americani, e noi là a New York abbiamo una collaborazione con l'Italian Chamber of Commerce che ci ha aiutato a fare la registrazione di questi imprenditori là. Oggi nel database ci sono più di 100 imprenditori che sono residenti a New York, alcuni di loro di origine italiane, altri di origine americane, cinesi, americani, ossia, come sapete, America e soprattutto lo stato di New York è pieno di altre nazionalità. Per cui questa è un'esperienza molto interessante, importantissima, e adesso è nelle nostre mani, per cui chi si registra da noi è agevolato anche per fare uno scambio in queste nuove destinazioni global. E volevo dire che, per esempio, per quanto riguarda lo stato di New York, i settori di forte intensità sono la nanotecnologia, le TIC, le scienze ambientali, le biotecnologie, le scienze della vita, il design e soprattutto l'agroalimentare. Non l'ho scritto qua, però ci sono tantissime, tantissime le realtà agroalimentari che stanno registrate da noi. E questa è l'ultima slide. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vedete là il mio riferimento: gailen.gonzalez@eurosportelloveneto.it. Potete comunque contattarmi via mail, via telefono. Noi, appunto, stiamo lavorando a questo programma da 10 anni. Siamo felici, appunto, di supportarvi. Io adesso interrompo la condivisione, torno di nuovo qua e do la parola, non so, Stefania, le domande le lasciamo per la fine dell'incontro, vero? Sì, o non so, sì, se qualcuno sì. Sì, o se vogliono eventualmente scrivere nella chat qualche domanda, così possiamo rispondere subito, altrimenti possiamo fare alla fine dell'incontro. Ok, io adesso vedo il mio schermo. Ok, io metto mute qua il mio microfono. Ecco, ditemi se, dimmi Helin, se vedete la presentazione. Io vedo la presentazione adesso tutta, devi mettere modalità presentazione. Ok, così, perfetto, benissimo. Chiudo qua il mio microfono. Ok. Come mi sono già presentata all'inizio, sono De Santi Stefania, sono collega di Helin e Filippo e sono la persona che all'interno di Union Camere del Veneto si occupa di Enterprise Europe Network e coordino la rete che opera poi sul Triveneto, quindi sulle 3 regioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. Il programma Enterprise Europe Network è un programma diciamo legato per certi versi all'Erasmus per giovani imprenditori, perché come ha spiegato Helin, l'Erasmus dà la possibilità alle imprese di anche di accedere a nuovi mercati o comunque di sviluppare delle cooperazioni che poi possono durare al di là del tempo dello scambio dell'Erasmus per giovani imprenditori. E molto spesso le imprese che decidono di approfittare di questo programma hanno poi la necessità magari di avere un supporto per quello che riguarda o la normativa europea per operare in quel mercato o di essere assistiti per alcuni aspetti come può essere la proprietà intellettuale o la gestione della loro innovazione. Ecco che un programma come Enterprise Europe Network può dare supporto a questi imprenditori, ma non solo, perché il programma Enterprise Europe Network si rivolge
anche alle aziende ovviamente che non hanno aderito all'Erasmus per giovani imprenditori. Ora vedremo anche in quale maniera. Enterprise Europe Network nasce nel 2008, inizialmente vedeva principalmente la partecipazione di membri ubicati nei paesi europei o nei paesi candidati e qualche paese terzo, poi pian piano con il passare degli anni hanno iniziato ad subentrare e ad aderire a questa rete anche sempre di più paesi terzi. Quindi ci siamo trovati poi ai giorni nostri in cui la rete Enterprise Europe Network di fatto è la più grande rete a supporto delle imprese a livello mondiale ed è una rete che è supportata in parte dalla Commissione Europea, in parte dalle strutture ospiti che hanno aderito a questa iniziativa e che poi gestiscono direttamente i servizi nel territorio a livello locale. Quindi appunto vi dicevo, la più grande rete mondiale, conta circa 600 organizzazioni, opera in più di 50 paesi attualmente e in questi anni ha servito più di 2 milioni e mezzo di piccole e medie imprese, offrendo i propri servizi di diversa natura. Vi dicevo, il nostro target sono le piccole e medie imprese, in primis quelle imprese che hanno un forte orientamento alla crescita, all'internazionalizzazione, all'innovazione. Questo è il nostro target primario. Poi ovviamente i servizi si allargano un po' anche alle altre imprese, purché abbiano uno sguardo comunque su una scena internazionale. Imprese, ma anche loro rappresentanti, come quindi possono essere anche associazioni di categoria, distretti produttivi, centri di ricerca che lavorano con le aziende, istituzioni e anche professionisti, perché nella definizione di piccola e media impresa a livello europeo rientrano anche questi ultimi. Quindi l'idea è quella proprio di dare dei servizi integrati, una vasta gamma di servizi, e dare la possibilità a questi target di accedere attraverso qualsiasi dei punti aderenti al network a tutta la gamma di servizi e di competenze che sono all'interno della rete stessa. Vi dicevo che inizialmente che io coordino il consorzio che opera sul Triveneto, perché i servizi vengono dati seguendo il principio proprio di prossimità. Quindi ci sono dei consorzi a livello locale che danno i servizi direttamente sul territorio, questo per essere più vicini possibili all'impresa. In questa slide vedete a livello italiano quali sono i consorzi che erogano i servizi Enterprise Europe Network. Come vi dicevo, nel Triveneto c'è il nostro consorzio che si chiama Friend Europe e vedete quali sono i soggetti che ne fanno parte. Quindi in primis Unione Camera del Veneto come coordinatore, ma poi abbiamo in Friuli Venezia Giulia l'Informest Consulting, abbiamo le Camere di Commercio o direttamente o attraverso le loro aziende speciali, abbiamo l'Area Science Park di Trieste, in Veneto ci siamo appunto noi insieme a Veneto Innovazione e al CNR, in Trentino abbiamo Trentino Sviluppo e in Alto Adige abbiamo l'azienda speciale della Camera di Commercio, l'azienda IPS e noi Tech Park. Quindi si nota già subito che i soggetti che ne fanno parte sono diversi tra di loro. Questo ci permette, sono innanzitutto soggetti di stampo istituzionale, quindi non rappresentano una tipologia di aziende piuttosto che un'altra, ma sono diciamo imparziali da questo punto di vista. Ma oltretutto sono di diversa natura, quindi abbiamo le camere di commercio, abbiamo dei centri di ricerca, dei centri di innovazione e questo ci permette di mettere a servizio dell'impresa competenze di, ovviamente di natura diversa e di poter rispondere a delle esigenze quindi diverse, che vanno appunto dalla parte di internazionalizzazione, alla parte di trasferimento tecnologico e anche alla parte di valorizzazione della ricerca. Quali sono quindi i servizi che vengono offerti alle imprese, che siano imprese Erasmus o che siano imprese non Erasmus, a prescindere da questo aspetto? Innanzitutto quello di dare le informazioni e l'assistenza su quella che è la legislazione comunitaria, o comunque il mercato unico e le politiche dell'Unione Europea. Informazione che non è da intendere semplicemente come informazione di primo livello, ma come informazione
un po' più avanzata, quindi individuale e targetizzata proprio sulle esigenze dell'impresa, quindi molto personalizzata. Vi faccio degli esempi molto concreti. Abbiamo avuto un'azienda che si apprestava, per esempio, a un'azienda del settore dolciario, a fare e-commerce, e aveva bisogno di supporto per capire quali informazioni doveva inserire nelle etichette per andare nei mercati stranieri attraverso l'e-commerce e verificare anche al di là delle normative comunitarie anche se c'erano delle disposizioni a livello nazionale. Questo è stato possibile andare a farlo, quindi fare una ricerca sui paesi con cui voleva lavorare, grazie alla collaborazione con i punti Enterprise Urban Network nei diversi paesi target. Ed è questo proprio il vantaggio della rete, quello di avere dei punti di contatto in tutti i paesi europei e nei paesi extraeuropei che ci possono supportare nell'assistenza alle imprese. Altro servizio che viene dato è proprio perché è nella natura anche della rete, quella di supportare la creazione di cooperazioni a livello transnazionale. Come viene fatto questo? Viene fatto attraverso la partecipazione di missioni, di organizzazione di missioni imprenditoriali e partecipazione ai cosiddetti eventi di brokerage all'interno per lo più di importanti fiere a livello internazionale o comunque di eventi internazionali. Poi li vedremo più nel dettaglio. E ovviamente in questo periodo storico del Covid-19 anche noi abbiamo dovuto rivedere un po' la modalità di erogare i servizi. Molti erano già servizi online, quindi fruibili da parte delle imprese da remoto, altri invece come la partecipazione alle missioni imprenditoriali o ai brokerage ovviamente richiedono generalmente una presenza fisica dell'imprenditore o dello staff dell'azienda. Però anche in questa fase la rete si è riorganizzata per poter prevedere dei brokerage in modalità virtuale, quindi con degli incontri virtuali tramite diversi strumenti o piattaforme. Vi dicevo appunto cooperazioni transnazionali o con la partecipazione diretta, ora virtuale, a brokerage, oppure attraverso proprio una piattaforma che è propria di Enterprise Europe Network, in cui le aziende possono inserire delle proposte, delle offerte o delle richieste di cooperazione che va sia dalla cooperazione prettamente commerciale, ma anche la cooperazione legata al trasferimento tecnologico o la partecipazione a progetti di ricerca internazionali. Questa piattaforma si chiama POD, la sigla della Partnership Opportunity Database, ed ha questa possibilità alle imprese sia di profilarsi ma anche di vedere se ci sono già delle offerte o delle richieste di cooperazione all'interno dello spazio dove opera Enterprise Europe Network. Altro servizio che viene offerto è quello di facilitare la conoscenza e la partecipazione delle imprese, in particolare delle PMI, ai bandi europei, principalmente ai bandi a gestione diretta della Commissione europea e ai programmi di ricerca e sviluppo, che poi vedremo anche con il collega Filippo Mazzariolla. E comunque fornisce informazioni in generale sulle opportunità di accesso al credito, quindi ci sono tante misure supportate dalla Commissione europea e poi messe in pista da intermediari locali che però alle spalle hanno un'iniziativa comunitaria. Quindi il nostro scopo è quello di informare le imprese su questo e orientarle a come possono accedere a questi strumenti. L'altro servizio, l'ultimo ma non da meno ovviamente, è quello che riguarda il sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico, quindi tutta quell'attività anche di check-up e poi di intervento in azienda per andare a migliorare la gestione dell'innovazione e a valorizzare anche le tecnologie che magari ci sono in azienda e che possono essere oggetto di una cooperazione poi con partner anche stranieri. Quindi vediamo appunto il primo di questi servizi un po' più in dettaglio. Vi dicevo, informazione alle tematiche europee, quindi che siano legislazione, che siano politiche o aspetti del mercato unico,
non solo in forma base, ma anche in forma un po' più dettagliata. È importante dire che ci sono diversi anche strumenti che la Commissione europea mette a disposizione e che a volte molte aziende magari non conoscono e che possono essere anche consultate liberamente dall'azienda in via del tutto autonoma. Però, qualora ciò magari non fosse possibile per una serie di svariati motivi, Enterprise Europe Network, il proprio staff, supporta l'impresa a trovare queste informazioni e anche dando quel valore aggiunto che, come vi facevo nell'esempio poc'anzi, è dato proprio dalla presenza di membri della rete nei diversi paesi europei. Un altro esempio che mi viene in mente è quello di un'azienda che veneta che opera nel settore dell'arredo da bagno che aveva un cliente tedesco il quale chiedeva delle certificazioni. Quindi l'azienda si è rivolta a noi per capire se queste certificazioni erano obbligatorie per poter operare nel mercato tedesco o se invece non precludevano la presenza nel mercato stesso. Quindi attraverso i colleghi di Enterprise Europe Network in Germania abbiamo fatto le verifiche ed è risultato che la richiesta del cliente non era pertinente, o meglio, era una certificazione che poteva essere facoltativa, ma certamente non obbligatoria per operare nel mercato. Quindi l'azienda ha potuto anche avere una verifica certa per poter dare anche il riscontro al proprio cliente che chiedeva questo requisito. Altro servizio, per esempio, vi cito, è quello legato alla direttiva REACH. Vedete in basso a sinistra c'è il portale proprio del MISE, perché noi abbiamo una collaborazione come Enterprise Network con il MISE per fare da help desk sulla direttiva REACH. Cosa vuol dire? Che le aziende che sono soggette all'iscrizione di sostanze chimiche secondo la direttiva, appunto, possono rivolgersi a noi per verificare per quali sostanze hanno l'obbligo e come procedere per effettuare la registrazione. Ovviamente questo è particolarmente importante per le aziende interessate, perché la mancata registrazione comporta anche delle sanzioni, quindi è necessario fornire questo tipo di assistenza ed è un'assistenza proprio calata sulla specifica azienda. Vi segnalo poi un altro portale, che è per esempio Your Europe Business, questo che vedete in alto a destra, dove sono contenute diverse informazioni generali su aspetti che possono interessare particolarmente l'impresa, quindi anche dalla gestione delle risorse umane o come vendere l'attività nel mercato europeo, la fiscalità, quindi informazioni di primo livello a cui poi proseguire la nostra consulenza dettagliata. Sempre nell'ambito di questo blocco di attività, segnalo anche che una delle nostre degli nostri obiettivi è quello di creare un po' un collegamento tra gli imprenditori e la Commissione europea, perché molto spesso la Commissione, quando deve rivedere dei regolamenti o delle direttive o creare nuova legislazione, apre delle consultazioni per le imprese. Queste noi le veicoliamo per raccogliere il feedback del nostro territorio e quindi contribuire alla creazione o alla revisione della normativa. Vedete il sito qui in basso a destra, il sito della Commissione, proprio per le consultazioni. E questo ovviamente è molto importante, perché poi queste normative vanno a impattare l'attività che fanno le nostre imprese, quindi questo è anche uno dei nostri compiti. Per quanto riguarda invece la sezione di attività volta a creare cooperazioni a livello transnazionale, vi citavo innanzitutto la piattaforma POD, quindi Partnership Opportunity Database, a cui le aziende possono accedere liberamente, gratuitamente, ecco, perché questi sono servizi che, come vi dicevo, sono già finanziati parzialmente dalla Commissione e parzialmente dalle nostre strutture. Questo che vedete è nec.ec.europa.eu, il sito in alto nella slide, è il sito ufficiale di Enterprise Europe Network. In questo sito vedete nel menu in alto, cerchiato in rosso, c'è una sezione che si chiama Partnership Opportunities. Direttamente cliccando lì, l'azienda ha la possibilità di accedere a questo database,
dove sono raccolti tutti i profili di cooperazione. Adesso ve li mostro, ecco. All'interno del database queste sono informazioni come si presentano. Attualmente ci sono quasi 9.000 profili di cooperazioni suddivisi in cooperazioni di tipo commerciale, quindi cosiddette business offer, business request, richieste e offerte di tecnologia e poi la partecipazione per progetti europei. L'azienda, come vi dicevo, può sia consultarlo sia inserire un proprio profilo. Questo è uno strumento molto utile sia per le aziende che vogliono iniziare ad affacciarsi a mercati stranieri, perché dà l'idea un po' di quello che si sta cercando e dà la possibilità anche di verificare se il proprio prodotto può destare dell'interesse. E va bene, e questo servizio va bene anche per l'azienda che già opera abitualmente nei mercati stranieri, per avere un canale in più dove ricercare delle cooperazioni. Ecco, è importante dire che lo scopo di questo database non è tanto quello di cercare il cliente finale, ma è proprio quello di sviluppare una cooperazione a lungo termine. Quindi, per esempio, trovare un rappresentante nel mercato, questa è una delle richieste che ci viene fatta più spesso, o lavorare con un'altra azienda per innovare maggiormente il proprio prodotto, o trovare una tecnologia che si addica alla propria produzione, o magari mettere in condivisione la propria tecnologia con un'altra azienda per sfruttarla, o appunto la partecipazione ai programmi di ricerca. Quello che vedete in questa slide sono proprio, chiamiamoli annunci, anche se non è proprio un termine corretto, queste richieste e offerte, quindi vedete un titolo della proposta di collaborazione che già contiene le informazioni basilari della cooperazione stessa, e cliccando all'interno su uno di questi titoli è possibile vedere più in dettaglio in cosa consiste la collaborazione. Adesso io in questo caso avevo fatto un esempio con la parola chiave furniture, quindi il mobile. Questo era il risultato di questa ricerca, quindi mi dava quasi 600 profili di cooperazione. Ecco, andando un po' più in dettaglio, cliccando su uno di questi, troviamo la descrizione completa. Quello che deve essere subito notato è che la cooperazione si concentra, il profilo si concentra proprio sul contenuto, quindi non trovare da nessuna parte riferimenti all'azienda, quindi nome dell'azienda o marchi o comunque qualsiasi elemento che possa far risalire all'azienda stessa. Questo perché? Perché per creare questo profilo di cooperazione l'azienda deve rivolgersi direttamente a uno dei punti Enterprise Europe Network, e il profilo viene fatto assieme all'azienda, quindi lavorano l'operatore Enterprise Europe Network e l'azienda. E il profilo deve rispettare degli standard qualitativi, questo ovviamente perché lavorando a livello internazionale dobbiamo comunque garantire dei livelli di qualità, e soprattutto non c'è nessun riferimento, perché questo, quello che viene visto dalle nostre controparti straniere, viene in un certo modo filtrato, quindi viene promosso nei vari mercati che l'azienda ci segnala come di suo interesse, e le controparti vedranno solo il contenuto. Per poter entrare in contatto con la nostra azienda cliente dovranno passare attraverso Enterprise Europe Network, che verifica effettivamente l'interesse della controparte. Quindi l'azienda che inserisce il proprio profilo non viene spammata poi da aziende che magari non hanno in realtà tutto questo interesse, che potrebbero essere anche fuorvianti, ma c'è un minimo di controllo. Poi, nel momento in cui la nostra azienda cliente ci conferma di essere interessata a mettersi in contatto con l'azienda straniera che ha manifestato il proprio interesse, a quel punto le due aziende vengono messe in contatto e i nostri operatori, diciamo che si mettono un po' nelle retrovie, quindi lasciano che le aziende dialoghino liberamente e intervengono solo se l'azienda ha bisogno di qualche supporto per diversi aspetti, quindi potrebbe essere l'aspetto contrattuale o della normativa, per esempio, anche doganale. Ecco. Quindi questo è il modo in cui si lavora. In questo caso vedete c'è un'azienda, un designer francese di decorazione di interni, che cerca
artigiani per dei contratti di produzione, di manifattura. Questa è una richiesta di business. Un altro esempio, questa è un'azienda polacca che fa arredo per giardino, principalmente accessori per la casa, che cerca dei distributori, quindi siamo di fronte a un'offerta di business. Qualche esempio anche di cooperazione di tipo tecnologico, in questo caso un'offerta di tecnologia, questo è un inventore che ha un brevettato un tavolo speciale per i letti ospedalieri che cerca delle aziende che possano produrre questa sua invenzione e quindi immettersi nel mercato. Che cosa succede se come azienda veneta, italiana, vedo un profilo di cooperazione in questo database che mi interessa? Vedete che a fianco alla descrizione dell'offerta, della proposta di collaborazione, c'è un tasto che dove c'è scritto Express Your Interest. In questo caso l'azienda, se è interessata al profilo e vuole entrare in contatto con questo proponente, clicca su questo tasto e risponde ad alcune domande che le vedete qui a sinistra. Sostanzialmente si chiede all'azienda di presentarsi, di chiedere quale aspetto del profilo che ha visto è di suo interesse e se necessita di maggiori informazioni. A questo punto noi riceviamo questa espressione di interesse e poi avviamo tutto il procedimento per mettersi in contatto con la controparte. Qualora non voleste lavorare così in maniera automatizzata, diciamo, è possibile anche lavorare in maniera un po' più diretta con noi, quindi magari anche semplicemente contattandoci telefonicamente o meglio via email e comunicarci il codice, il codice del profilo di cooperazione a cui siete interessati, che è questo che vedete sulla slide in alto, in centro, questa che sto cerchiando. Comunicandoci questo, noi riusciamo a risalire alla proposta che vi interessa. Okay, questo per quanto riguarda le cooperazioni attraverso questo database di cui la rete è dotata. Vi dicevo però che è possibile anche, al di là del coronavirus, partecipare a eventi di brokerage, quindi eventi che diciamo in tempo normale venivano fatti di persona all'interno di fiere e che ora facciamo comunque virtualmente attraverso le piattaforme che sono a disposizione. E per vedere gli eventi che vengono promossi da Enterprise Europe Network, vedete che sempre nella home page della rete, ripeto che l'indirizzo è en.ec.europa.eu, c'è in alto, nel menu principale, la sezione Events. Cliccando direttamente su questa scelta, è possibile vedere tutti gli eventi a cui la rete promuove. Qui c'erano alcuni degli esempi. Cliccando poi sul singolo evento è possibile andare a leggere più in dettaglio l'obiettivo dell'evento, o a quali settori si indirizza e anche trovare le informazioni per registrarsi all'evento attraverso magari il sito che è stato creato. Che cosa vuol dire partecipare a degli incontri di brokerage, cosiddetti B2B? I B2B sono sostanzialmente degli incontri di affari tra le aziende che vogliono trovare un partner in un paese estero, quindi possono puntare a trovare partner per accordi di produzione o distribuzione del loro prodotto, accedere a nuovi mercati, creare o proporre anche nuove tecnologie per il proprio prodotto. Ogni evento ha un sito internet dedicato, generalmente sono gratuiti, solo raramente in alcuni casi possono essere a pagamento e qualora siano all'interno di fiere danno anche la possibilità di accedere poi alla fiera e di visitarla. I target di questi eventi sono generalmente le aziende, però in alcuni casi a seconda dell'iniziativa possono essere anche delle istituzioni, centri di ricerca, quindi poi vedremo, ne presenterò una dove ci sono anche molti ricercatori che partecipano. Possono partecipare anche startup, quindi aziende nuove e aziende che vogliono trovare anche parte per progetti di ricerca. Quindi alle aziende che vogliono partecipare si chiede di fare una registrazione attraverso il sito dell'evento, presentarsi attraverso un format in cui inserire anche il tipo di partner che loro ricercano
e selezionare attraverso il portale i partecipanti con cui vorrebbero incontrarsi. Sulla base di queste scelte di partner viene generalmente data un'agenda di incontri che poi si svolgeranno il giorno dell'evento. Ecco, importante ovviamente sia per il Partnership Opportunity Database sia per la partecipazione a queste iniziative la lingua inglese, perché questa è la lingua di lavoro essendo in un contesto internazionale, quindi avere, ovviamente l'azienda deve premunirsi di avere qualcuno direttamente in azienda che possa poi dialogare con i partner esteri. In certi casi sono previsti anche dei servizi di traduzione, però poi l'azienda per essere autonoma chiaramente deve avere questo requisito. Ecco, questo è un esempio di evento che a cui si sono iscritte anche delle nostre aziende, che è un evento sul settore delle scienze della vita. Questo che vedete è il portale che è stato creato per l'iniziativa, e in questo box verde, Register Now, l'azienda ha la possibilità di registrarsi e di profilarsi. Una volta che l'azienda si iscrive, vede poi anche tutti gli altri partecipanti, vedete in questo ulteriore riquadro a destra, e vedendo poi le altre aziende che partecipano all'iniziativa, può selezionarle per chiedere un incontro. In questo caso, vedete, c'è il disclaimer nel sito, essendo un evento ovviamente che viene fatto proprio nel periodo di Covid, gli incontri vengono fatti inizialmente in maniera virtuale e poi successivamente è prevista una sezione di B2B a settembre, dove si prevede di fare quelli fisici, quindi ci siamo riorganizzati. È possibile per le aziende che sono interessate a questi servizi anche ricevere degli alert per essere costantemente informati sia sulle opportunità di cooperazione sia sugli eventi, sempre dal sito di Enterprise Europe Network, rispettivamente nella sezione del database e nella sezione degli eventi, c'è la possibilità, lo vedete nella freccia, di personalizzare degli alert via email. Quindi non serve che andiate a consultare sistematicamente il portale, però potete anche riceverle. Le aziende che si apprestano a sviluppare delle cooperazioni con partner stranieri vengono dati poi ovviamente tutta una serie di servizi a supporto ovviamente per internazionalizzarsi e operare in questi mercati. Segnalo uno degli strumenti che risultano generalmente più utili alle imprese, soprattutto per le aziende che vanno ad operare in paesi terzi. Questo è un portale della Commissione, promosso dalla Commissione Europea, ed è il Market Access Database, ed è un portale che fornisce delle informazioni anche abbastanza dettagliate, devo dire, su le procedure d'ingresso nei paesi terzi, quindi informazioni per l'export, ma anche per le importazioni, quindi è importante anche andare a vedere i nostri potenziali partner che devono importare magari la nostra merce, quale formalità devono adempiere, che dazi hanno, e questo ci permette di capire se possiamo essere competitivi o no. Quindi andiamo a vedere quali sono le barriere commerciali, ma ci dà la possibilità anche di vedere quali sono proprio i documenti che noi o la nostra controparte deve compilare, e questo portale dà proprio una guida sulla compilazione. Quindi una prima e consistente parte di informazioni è già possibile trovarla in questo portale, e poi ovviamente sempre con l'affiancamento dello staff Enterprise Europe Network. Altro servizio che diamo alle imprese che si relazionano con partner stranieri è un servizio di informazione sull'affidabilità finanziaria. Che cosa vuol dire? Che attraverso dei sistemi di tracciamento, dei database, è possibile andare per quei partner che si trovano in paesi ovviamente dove c'è l'obbligo del deposito dei bilanci, e se non c'è l'obbligo lo verifichiamo e vediamo che le informazioni sono disponibili. È possibile andare a verificare la solvibilità di questo partner e quindi capire se finanziariamente è un partner che gode di buona salute o se invece è un partner che potrebbe darci dei problemi in fase poi di pagamento. Anche questo, lo ribadisco, è un servizio che offriamo in via gratuita alle imprese.
e che ci permette di evitare situazioni anche di difficile gestione poi in fase di in fase proprio di, appunto, di pagamento. Altro blocco di servizi che la rete offre alle imprese è quella, sono i servizi che riguardano la gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. Il trasferimento tecnologico viene fatto attraverso la ricerca dei partner che abbiamo visto poc'anzi, quindi di partner tecnologici più che commerciali, ma abbiamo anche due servizi che offriamo alle imprese. Il primo alle aziende beneficiarie di alcuni programmi di finanziamento europei per la ricerca e innovazione. Parlo dello strumento PMI fase 2 del blocco di supporto dato con i programmi di accelerazione della Commissione europea che affronteremo poi con il collega Filippo Mazzariol. Per queste aziende beneficiarie di questi strumenti, i partner Enterprise Europe Network sono anche key account manager. Cosa vuol dire? Che affiancano queste aziende beneficiarie nell'implementazione del progetto finanziato affinché il progetto venga effettivamente realizzato secondo il programma di lavoro che è finanziato dalla Commissione europea, e aiutano le aziende dello strumento PMI a identificare anche il coach che viene messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione europea e che supporta il progetto stesso. L'altro servizio per l'innovazione è il cosiddetto servizio INC, quindi il servizio per aumentare le capacità di gestione dell'innovazione alle imprese, e questo servizio prevede la possibilità per l'azienda di avere un audit sulla sua capacità di innovazione e quindi andare a verificare se ci sono all'interno dei propri processi aziendali dei gap o comunque dei punti che potrebbero essere migliorati per gestire in maniera migliore l'innovazione, quindi da un quadro dei processi aziendali, e permette poi di confrontarli con un campione di aziende simili europee per capire se siamo più o meno competitivi rispetto a questo gruppo di aziende. A fianco all'attività di analisi e di audit viene poi dato un piano di azione personalizzato per migliorare le performance dell'azienda e assistere il management quindi in questo processo di miglioramento. Qui vedete schematizzato questo servizio IMC, quindi andiamo dall'analisi preliminare e condivisione degli obiettivi dell'azienda alla valutazione della capacità di gestione dell'innovazione, fino poi ad arrivare a un'elaborazione di un piano di azione per migliorare le performance aziendali o comunque gestire in maniera migliore la propria innovazione, implementare il piano di azione e verificarne quindi i risultati. Quindi in questi 5 step cerchiamo di seguire l'azienda per essere alla fine più competitiva e poter essere più anche attrattiva in scenari internazionali. Questo è il report che viene dato all'azienda che vuole usufruire di questo servizio. Noi ci avvaliamo di uno strumento che si chiama Innovation Health Check, ma ce ne sono anche altri che vengono utilizzati dai partner della rete, questo è un esempio, che dà la fotografia dell'impresa, quindi della sua capacità di gestione. Vedete, la slide è piccola, però giusto per darvi un'idea, viene fatto poi attraverso un diagramma il posizionamento dell'azienda rispetto al campione di imprese europee con cui viene confrontata. L'altro servizio invece che possiamo dare all'azienda, quindi vedete che la seguiamo un po' in tutte le fasi, quindi dalla parte di operatività nel mercato alla ricerca di potenziali partner fino alla parte di analisi e di gestione interna dei processi. E per arrivare poi anche alla ricerca di fonti di finanziamento o strumenti di finanziamento per l'impresa. Quindi strumenti che, come vi dicevo, possono essere sia bandi europei a gestione diretta, ma anche strumenti finanziari, sempre promossi dall'Unione Europea, o dai suoi organi, appunto, come può essere la FEI o la BEI, e messi poi sul campo attraverso intermediari
finanziari a livello locale. Quindi quello che facciamo è dare informazioni sui bandi disponibili, dare un supporto nell'individuazione e alla selezione della linea di finanziamento e diffondere queste informazioni attraverso anche le nostre pubblicazioni, penso al bollettino, per esempio, facendo dei focus di approfondimento sui finanziamenti o anche attraverso attività seminariali. Unioncamere del Veneto ospita lo sportello Apre, che è l'agenzia per la promozione della ricerca europea che gestisce il collega Filippo Mazzariola, che ha proprio questo obiettivo di avvicinare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, a questi programmi di finanziamento. Un aspetto importante che adesso vi verrà anche introdotto è quello che l'azienda deve, anche per approcciarsi a questi strumenti, in particolare ad alcuni come il programma di accelerazione europeo, è di saper trattare anche con degli investitori, perché la Commissione europea si pone come investitore nei confronti delle imprese. Quindi uno dei nostri ruoli è proprio aiutare l'impresa a presentarsi davanti a un finanziatore, saper fare un pitch in inglese, per esempio, sapere su quali aspetti puntare e cosa evidenziare, perché molto spesso le aziende che partecipano a questi programmi hanno magari delle bellissime tecnologie, però non valorizzano molto le opportunità di mettere quella tecnologia nel mercato. Quindi quando si va a fare un'analisi dei bandi di finanziamento, delle opportunità di finanziamento o degli investitori anche a cui l'azienda può presentarsi, è fondamentale curare queste nozioni e questi aspetti, e questo è un lavoro che facciamo insieme all'azienda. Vi lascio i miei contatti per maggiori informazioni, quindi è possibile magari anche sentirci per un colloquio telefonico o anche via Skype o sulle piattaforme virtuali per capire più da vicino quali sono i servizi che possono essere maggiormente di interesse per la vostra azienda o anche per già trattare dei casi specifici che volete magari sottoporre a Enterprise Europe Network. Quindi vi lascio anche il sito di Enterprise Europe Network Italia, dove potete trovare tutte le informazioni sulle iniziative sul territorio italiano, e il contatto anche Facebook, dove vengono promosse le nostre iniziative e i nostri servizi. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al collega Filippo Mazzariola. Interrompo la condivisione dello schermo. Sì, allora, buongiorno a tutti e a tutte. E grazie per essere presenti, insomma, questa giornata. E, ora io presenterò lo strumento AC Accelerator, che è sostanzialmente uno strumento, scusate, che è sostanzialmente uno strumento voluto dalla Commissione europea per... scusate, vedete lo schermo? Sì. Vedete la presentazione? No, non ancora. Vediamo solo... Adesso sì. Adesso la vedete? Adesso sì, se vede. Ok, perfetto. No, Filippo. Come dici? Devi rimanere sulla finestra del PowerPoint. Sì, no. Allora, tolgo un attimo il mio viso, così lo vedo meglio. Ok. Ora lo vedete, no? Sì, perfetto. Si vede perfetto. Allora, scusate, un attimo di problemi tecnici. Allora, dicevo, AC Accelerator è lo strumento della Commissione europea inserito nell'ambito di Horizon 2020, che va a sostituire lo SME Instrument. Immagino che molti di voi conoscano già questo strumento sostanzialmente è uno strumento che va a favore delle piccole e medie imprese e finanzia dei programmi, o meglio dei progetti di innovazione
che sono molto vicini al mercato. Sono delle idee innovative che però diciamo si trovano in una fase di sviluppo molto avanzato, quindi con un indice di innovazione che si chiama TRL, poi lo vediamo, che è diciamo tra il 6 e l'8, e sostanzialmente sono idee imprenditoriali alle quali può partecipare anche una sola impresa, una sola PMI, a differenza di altri schemi, sempre di Horizon 2020, che invece prevedono la partecipazione di almeno 3 soggetti. Il AC, che sta per European Innovation Council Accelerator, è uno strumento che si inserisce all'interno della struttura di Horizon 2020, appunto il programma per l'innovazione che vedete segnato qui, ed è un programma sostanzialmente trasversale ai tre pilastri di Excellent Science, Industrial Leadership e Societal Challenges. Ora molti si chiedono, questo programma è adatto per la mia impresa, non è adatto? In effetti non è uno strumento adatto per tutte le imprese. Innanzitutto non è adatto alle grandi imprese perché sono escluse, insomma, categoricamente dalla partecipazione, in quanto appunto è riservato solo alle PMI. Però, diciamo, ci sono altre considerazioni da fare prima di scegliere questo strumento. Innanzitutto è rivolto ad imprese innovative che abbiano idee veramente innovative, cioè a livello non locale ma quantomeno sovranazionale, direi almeno europea. Poi devono essere aziende che si trovano in una fase, diciamo, direi non di pre-seed o di seed, come si vede qui, diciamo, nel grafico, ma piuttosto in una fase, porrei tra early stage e growth, cioè in una fase in cui passato il primo stadio di creazione e consolidamento dell'azienda, si punta a una sua crescita sul mercato per arrivare poi a una maturità. Quindi diciamo nella fase tra product e market, ecco, direi che lo strumento SME Instrument è il più adatto ad essere utilizzato. Vedendolo da un altro punto di vista, in questo grafico, diciamo che lo strumento Accelerator è indicato per un'azienda che si trova in una fase di pre-industrializzazione, cioè nella fase 3 del grafico, in quanto ha già svolto le attività di ricerca di base all'interno o assieme a un istituto di ricerca e anche ha già sviluppato con prodotto un processo in fase 2, per cui esistono altri strumenti che potete vedere appunto nel grafico, che oggi però non trattiamo. Ecco, in fase 3, per industrializzazione, invece, parliamo di Accelerator, che comprende, come vedremo, sia una parte in grant, quindi una parte in finanziamento a fondo perduto, ecco, in italiano, e una parte in equity, quindi una partecipazione al capitale azionario. Vedendolo dal punto di vista del livello di preparazione tecnologica, no? Questa è una scala di indicatori usati internazionalmente, possiamo dire che questo tipo di strumento va bene per un'idea, un prodotto, un processo che si colloca tra un TRL 7 e un TRL 9, dove TRL 7 sta per, diciamo, una fase in cui il sistema, il prodotto, il processo è sostanzialmente sviluppato in un ambiente industrialmente rilevante, fino a TRL 9, in cui appunto il sistema è operativo e lanciato sul mercato. Ecco, questo è diciamo lo schema del TRL come referenza. Quindi diciamo l'azienda deve essere con il suo prodotto collocata tra il 7 e il 9. E questo è ancora più chiaro appunto nel momento in cui si può usare l'IC Accelerator, ma anche l'FTI è un altro strumento che sta per Fast Track to Innovation, ed è uno strumento che prevede la collaborazione di almeno un paio di aziende, due o tre aziende, scusate, e un paio di centri di ricerca con una prevalenza, diciamo, del mondo industriale. Però appunto lo affronteremo
un'altra occasione. Allora, prima di addentrarci nello schema specifico dell'EC Accelerator, che insomma, è abbastanza tecnico, anche se cercherò di essere così abbastanza light nella presentazione, volevo fare il punto su un paio di strumenti utili, questi sono strumenti tecnici, che possono servire nella redazione di un progetto EC Accelerator. Forse è un discorso un po' per addetti ai lavori, ma insomma so di essere davanti a una platea di persone specializzate, per cui uno dei maggiori problemi, ecco, che si evidenziano, ecco, quando si affronta un programma di questo tipo è proprio, per esempio, il fatto che durante l'analisi di mercato, perché è richiesta un'analisi di mercato, molte imprese, succede anche a noi, dicono no, noi non abbiamo competitor, non abbiamo concorrenti per questo tipo di prodotto o servizio. Allora, questo è uno dei grossi problemi che saltano subito all'occhio del valutatore, in quanto dice, beh, ma se non c'è competizione potrebbero anche non esserci clienti, cioè potrebbe essere che il tuo prodotto, il tuo processo non ha un vero mercato. E questo è importante perché l'EC Accelerator serve non solo e non tanto per finanziare un'idea innovativa, ma anche un'idea che vada sul mercato, cioè un'idea per cui ci sia qualcuno, come si dice, disposto a pagare per il nostro prodotto. Ecco, poi problematiche comuni che si trovano nella redazione di business plan sono quello anche dell'identificazione delle opportunità. Molto spesso le opportunità vengono identificate in modo corretto, ma la valutazione del segmento cliente è debole, cioè nel senso, dico, bene, io voglio vendere per esempio un prodotto, per dire, un prodotto biologico, no? Fatto secondo tutta una serie di norme, UNISO, eccetera, però poi non so bene se piazzarmi nel segmento business to customer o business to business, cioè cosa faccio? Vendo il cliente finale, vendo l'intermediario, vendo il grossista, faccio delle royalties, quindi anche l'identificazione del cliente è importante. Poi ci sono altre considerazioni abbastanza tecniche che riguardano la value proposition, il channel to market, le financial forecast, quindi sono tutte tecnicalità che naturalmente sono interessanti per chi redige un progetto. Ecco, quello che voglio dire è che nell'analisi del business plan è importante prendere in considerazione tutta una serie di fattori che a volte vengono trascurati e che sono riassunte in questa tabella. Un altro strumento molto utile per evidenziare anche nella fase preliminare di ascolto, di assistenza, di informazione all'impresa è l'utilizzo del Business Model Canvas. È uno strumento sviluppato da Alexander Osterwalder, un economista sostanzialmente, che ha redatto questa tipologia appunto di strumento proprio per mettere nero su bianco in maniera molto sintetica quali sono i partner chiave, le attività importanti, le risorse, la proposta di valore, le relazioni con i clienti, i canali, i segmenti dei clienti, la struttura dei costi, i flussi di cassa di un'azienda, cioè sono, diciamo, quella decina, diciamo, di fattori chiave che effettivamente possono servire anche come autoanalisi per un'azienda per capire se effettivamente il modello SME Instrument o meglio lo strumento EC Accelerator è effettivamente utile, importante per lei. E come mettere giù anche queste idee, perché molto spesso l'imprenditore, anche che chiede informazioni, per non dire appunto assistenza, a volte ha le idee, nel senso, chiare per quanto riguarda se stesso, ma un po' confuse magari per quanto riguarda il mercato, la concorrenza, i partner chiavi. Questo è molto vero, soprattutto nel momento in cui ecco, il neo imprenditore arriva nei nostri uffici appunto e ci chiede ma io avrei quest'idea, c'è qualche strumento di finanziamento che fa per me? Allora, diciamo, io come Stefania, come Eileen, come
come altri colleghi, diciamo, beh, insomma, prima però devi fare un attimo un'analisi di quello che fai, di quello che sai fare, insomma, no? Per cui, ecco, questa serie di strumenti risultano utili e poi risultano utili anche nel momento in cui, appunto, eventualmente venga presentato questo tipo di progetto. Questo è un altro tipo di canvas, che invece è suddiviso in maniera diversa, ecco, questo è più risalto ai partner chiave, l'attività, alla struttura dei costi, però appunto in maniera diversa. Anche la grafica è importante nella redazione. C'è un altro strumento, invece poi sviluppato da Ashmauria, che è un approccio diverso, appunto un approccio più giapponese, diciamo così, no? D'altronde i giapponesi sono quelli che hanno inventato la qualità totale e la produzione Lean. Quindi in questo caso lo strumento serve per identificare i primi tre problemi e le prime tre soluzioni, per poi appunto valutare diciamo vantaggi e svantaggi, segmenti di mercato, struttura dei costi e dei flussi, sulla base però appunto delle problematiche, delle soluzioni individuate e non di altri fattori, come appunto nel caso di Osterwalder. Ultimo strumento che vi presento, che trovate anche sul sito Gate to Growth, che è un altro sito di riferimento in qualche modo collegato anche a Enterprise Europe Network, è la necessità di costruire un business case reale, cioè l'IC Accelerator non è uno strumento come ce ne sono tanti all'interno di Horizon, in cui si fa della cooperazione o del supporto, insomma queste sono attività che piuttosto magari fanno istituzioni come quelle di cui noi facciamo parte. Qui si tratta invece di costruire dei business case reali, quindi diciamo bisogna andare anche molto sul tecnico, quindi deve esserci un mercato, i clienti devono essere a conoscenza del prodotto, il modello di business deve essere solido e anche facile da comunicare, no? Perché molto spesso ci sono delle invenzioni che sono così un po' in anticipo sui tempi, no? Come spesso succede, come era il videotelefonino negli anni 90, e appunto non ha avuto successo, oggi invece siamo qui tutti in video chat. E così via, quindi tutta una serie di altri fattori che, questo è bene chiarirlo anche ai nostri utenti, barra clienti, imprenditori, deve essere preso in considerazione. Quindi anche conoscenza dei competitors e il fatto di avere anche un mercato, quindi dei clienti che sono disposti a pagare. Ora, mi sentite, vero? Scusate, mi sentite? Sì, Filippo, ti sentiamo. Ah, ok, no, perché ogni tanto ho bisogno di un feedback. No, certo. Scusate, perfetto. Che quando poi tu chiedi il feedback è difficile riattivare il microfono. Ah, ok. Va bene. Allora, dunque, partendo dallo SME Instrument, che era lo strumento precedente, un po' il papà dell'IC Accelerator, ecco, quali sono le novità, che cosa cambia? Beh, dal 2019 l'Accelerator ha sostituito lo SME Instrument, quindi quali sono le novità? Allora, è stato introdotto un sistema di blended finance, cioè non c'è più il grant, ossia non c'è più il finanziamento fondo perduto solamente, ma è stato affiancato da un equity opzionale, quindi sostanzialmente una partecipazione al capitale azionario per le aziende che lo volessero. Sono state divise le proposte in solo grant o finanza mista, cioè quelle solo grant sono appunto per un TRL inferiore a 6, quelle finanza mista da 7 al 9. È possibile la partecipazione soltanto di singole PMI, for profit naturalmente, e non più di cordate di PMI. C'è un nuovo modello di proposta, un nuovo formulario, e vabbè, questa è una notizia un po' vecchia, comunque l'ultima opportunità per utilizzare lo SME Instrument tradizionale di fase 1 era di settembre 2019, perché se qualcuno di voi ricorda c'erano due SME Instrument, uno per la creazione del business plan finanziato con 50.000
euro e un altro invece per la realizzazione del progetto vero e proprio, che dava da 500.000 a 2.500.000 al 70%. È rimasto solo la fase 2, che appunto non si chiama più fase 2, ma si chiama SE Accelerator. Allora, alcuni elementi basati sull'esperienza dello SME Instrument. Allora, qual è il target di questo strumento? In genere sono PMI, startup, spin-off, singole, con innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale di crescita. Si è visto sostanzialmente che questi sono stati i partecipanti più gettonati in base anche alle statistiche delle ASME, che è l'agenzia della commissione che gestisce questo strumento. Naturalmente anche altre tipologie di aziende hanno partecipato, ma queste sono le più, quelle di numero più consistente. Gli obiettivi maggiori sono stati quelli di conquistare nuovi mercati e, tra virgolette, distruggere quelli esistenti, quindi diciamo proposizione di innovazioni cosiddette dirompenti o breakthrough, no? Disruptive, quindi diciamo una serie di innovazioni non incrementali, come possono essere quelle che troviamo ogni giorno sui nostri prodotti, ma innovazioni proprio che rivoluzionano totalmente un mercato, come può essere appunto, non so, la creazione di internet o dello smartphone, o per andare più indietro nel tempo, appunto, dell'elettricità. Insomma, quindi diciamo una serie veramente di innovazioni importanti. Il finanziamento è per gli ultimi stadi di sviluppo, come si diceva all'inizio, ed è uno strumento che ha un approccio bottom-up, cioè non c'è una specifica di settore, nel senso non vengono finanziati solo progetti su ambiente o su, non so, energia o su mobilità, ma tutti i settori, prodotti, servizi, anche nuovi modelli di business. Per esempio anche la vendita online alle varie piattaforme, Airbnb, eccetera, non sono di fatto dei nuovi prodotti o servizi, se volete, ma sono piuttosto dei nuovi modelli di business, in quanto diciamo fanno del commercio tradizionale, avvalendosi però di piattaforme digitali. Per venire ai dettagli, il grant si diceva tra 500.000 e 2.500.000, si riceve il 70% del budget totale, cioè sostanzialmente 2.500.000, che è la somma massima che si può ricevere dalla commissione, è pari al 70% del budget, quindi un budget di progetto massimo si aggira attorno ai 3.500.000, appunto, il cui 70% sono 2.500. La fascia inferiore è 500.000. Naturalmente si possono presentare anche progetti di importo inferiore, se volete, allo 0,5 o superiore, ma naturalmente c'è un cap, quindi la commissione dà al massimo 2.500.000. Con l'opzione equity, quindi oltre al grant, c'è questa novità per cui l'azienda, se lo ritiene, può richiedere fino a 15 milioni di partecipazione azionaria o diciamo o comunque nel capitale della società da parte di un fondo della commissione che poi vediamo più in dettaglio, che è stato appositamente costituito da una joint venture sostanzialmente della BEI, della Banca Centrale. Scadenze, allora come vedete le scadenze sono, una era ieri, cioè scusate, due giorni fa, la prossima è il 7 ottobre. Dalla prossima programmazione chiaramente lo strumento cambierà totalmente, non ci sarà più uno strumento specificamente dedicato alle PMI, ma sarà inserito all'interno, diciamo, di uno dei pilastri, ecco, del nuovo Horizon Europe, che è il nuovo programma della Commissione che prenderà avvio appunto dal prossimo anno, ma questo magari lo vedremo nelle prossime puntate. Ecco, comunque è stato stanziato circa 1 miliardo di budget, e per entrare più nel dettaglio, questo è il proposal template, quindi è il modello appunto di proposta che in genere viene utilizzato per inoltrare la proposta rigorosamente online e in inglese, appunto come lingua di lavoro. Sostanzialmente la proposta, lo scambio di proposta consta di un documento, quindi il documento 1, che è la proposta di progetto vera e propria,
e raggruppa il sommario con la parte di eccellenza, quindi la parte in cui si descrive l'idea dal punto di vista scientifico, tecnologico, quindi idea, soluzioni, innovatività, stadio di sviluppo, la parte 2, che è la parte di impact, quindi tutta la parte che riguarda il mercato, la commercializzazione, la proprietà intellettuale, gli indicatori di performance, anche i KPI, questa è una parte molto importante, più importante nell'IC Accelerator rispetto allo SME Instrument, in cui invece l'accento era più sulla parte 1. Tant'è vero che molti hanno detto, beh, ma insomma questo è uno strumento che finanzia l'innovazione, adesso è diventato quasi uno strumento che finanzia, come dire, che pone più l'accento, diciamo, sugli aspetti economici rispetto a quelli innovativi. È stata una scelta, diciamo, discussa, però alla fine è quella che si è imposta, anche perché poi tra i valutatori ci sono molti valutatori che vengono dal mondo della finanza, ecco, quindi probabilmente questo è stato anche uno dei motivi di questa scelta. Poi c'è la parte 3, sempre del documento 1 della proposta, che è l'implementazione, quindi anche qui un maggiore accento sull'importanza del team e della motivazione dell'azienda a voler portare avanti il progetto. Ecco, naturalmente poi c'è una tabella dei rischi, c'è la divisione classica in pacchetti di lavoro, la descrizione delle risorse e quant'altro. E è stato aggiunto poi un documento 2, che esisteva anche nelle nello SME Instrument, e sostanzialmente consta di 3 annessi, di 3 allegati. Uno riguarda la parte di sicurezza ed etica, che però in genere si compila solo per progetti relativi, diciamo, ad argomenti sensibili, quali possono essere argomenti relativi, per esempio, anche a sperimentazioni cliniche, questo potrebbe essere anche il caso del Covid, piuttosto che, diciamo, applicazioni che hanno un possibile uso, diciamo, anche in ambito militare o antiterroristico, ma insomma sostanzialmente sono casistiche abbastanza remote. Poi nell'allegato 2 ci sono i CV dei partecipanti all'operazione, quindi in genere sono i dipendenti dell'impresa, e l'annesso 3 invece ci sono altri documenti, come per esempio anche lettere di intenti o quant'altro, o pubblicazioni scientifiche, per esempio, a supporto della propria domanda. E documenti 4 e 5 invece sono nuovi, allora è necessario anche la compilazione di un file Excel con informazioni finanziarie e anche patrimoniali da parte dell'impresa, cosa che precedentemente non era richiesta, se non in maniera molto blanda, insomma, nel momento in cui si faceva lo SME self-assessment, cioè la valutazione della PMI. Qui invece viene richiesto proprio un file Excel abbastanza corposo con informazioni finanziarie che in genere compila lo chief financial officer o comunque il responsabile delle finanze dell'azienda o il commercialista, il consulente finanziario, insomma. E poi richiesto il pitch deck, che altro non è che una presentazione in PowerPoint di una decina di slide sull'idea che si intende presentare sull'azienda, proprio perché oltre allo scritto, diciamo così, no, che è questa proposta, c'è anche un orale, no? Per cui se si viene selezionati, poi la commissione convoca il personale decisionale, quindi gli amministratori delegati o altri soggetti con capacità decisionale dell'azienda, a un colloquio a Bruxelles proprio per esporre l'idea, no, nelle famose 10 slide. Un dettaglio sull'allegato 4, allora si tratta di informazioni finanziarie appunto su entrate, uscite, flussi di cassa, sul bilancio, insomma tutta una serie di dati finanziari naturalmente molto aggiornati, per cui ecco, bisogna compilarlo con attenzione. Naturalmente è richiesta anche l'indicazione della proprietà delle aziende e la struttura del capitale. Il modello 5 invece, che riguarda la presentazione in 10 slide, invece, diciamo, deve rappresentare l'idea che si intende proporre
andando a redigere un'unica slide per ognuno di questi argomenti che vedete qui in slide, quindi lo scopo dell'azienda, problemi e soluzioni, proposizioni di valore, eccetera. Allora, quanto dura la valutazione e tutto il processo che riguarda le SEA Accelerator Pilot che porta sostanzialmente dall'invio della proposta che vedete in giallo all'eventuale firma del contratto di sovvenzione, cioè il Grant Agreement? Allora, la proposta può essere presentata generalmente ogni 3 mesi, la prossima appunto è in ottobre, nel senso che la finestra è sempre aperta, ma poi ci sono appunto delle date di cut-off. In genere in 6 settimane di valutazione remota da parte di esperti indipendenti l'azienda viene informata dell'esito e poi dopo ulteriori 6 settimane al massimo diciamo ci sono i risultati dell'intervista che viene fatto appunto ai primi classificati, quindi in generale vengono selezionate il doppio delle aziende che poi verranno effettivamente finanziate. E da quel momento in poi, dopo 2 o 3 mesi, ecco, c'è la firma del grant, quindi del contratto di sovvenzione. Durante lo svolgimento del progetto, comunque in generale non più tardi di 6 mesi, c'è una due diligence fatta sempre in accordo con i servizi della Commissione e poi l'eventuale richiesta di investimento in equity in caso della scelta dell'opzione di finanza blended, quindi di finanza mista. E appunto, a proposito del fondo di equity, cioè non si tratta sostanzialmente di un fondo di venture capital tradizionale in cui ci sono degli investitori che anziché appunto investire in opzioni finanziarie investono in aziende ad alto tasso di sviluppo. È un fondo sostanzialmente che supporta la commissione e gestisce l'investimento. Diciamo, non c'è un ritorno sull'investimento, ma c'è un investimento sull'impatto finanziario, cioè la commissione vuole investire chiaramente in immagine, ma vuole fare in modo anche che le aziende verso cui investe effettivamente siano aziende solide, da cui la due diligence e la necessità di file finanziari. Se ci sono, diciamo, dei proventi da parte del fondo, questi verranno riciclati nel senso rimessi in circolo, quindi reinvestiti, e il grant, quindi il finanziamento dato all'azienda, andrà ad impattare sull'equity e viceversa, quindi sostanzialmente verranno sottoscritti degli agreement, quindi degli accordi separati, in modo tale che il grant serve effettivamente all'implementazione della parte di base del progetto, mentre appunto l'equity serva poi per lo sviluppo e, diciamo, la scalabilità, l'internazionalizzazione dell'idea stessa. Allora, per tranquillizzare molti imprenditori, no, che mi chiedono, dicono no, ma insomma poi questo fondo mi prende il 51% delle aziende e me la porta via. Allora, noi ribadiamo sempre, cioè non è un fondo privato di investimento che agisce a fini speculativi, è un fondo, diciamo, a garanzia pubblica della commissione, che serve proprio per sostenere le imprese e gioca un ruolo passivo, diciamo, nella gestione giornaliera dell'azienda, cioè no, non è che il responsabile del fondo IC entra in consiglio di amministrazione e come dire, impone scelte all'azienda, semplicemente è solo un partner di capitale silente che naturalmente è lì per accompagnare l'azienda dopo un processo di selezione importante. In ogni caso c'è un exit strategy, cioè generalmente quando l'azienda ha raggiunto una sua maturità di crescita e diventa attrattiva per gli investitori privati o anche altri istituzionali, il fondo esce. In generale rimane massimo 2-3
3 anni massimo, insomma, e comunque la percentuale di entrata non supera mai il 50%, insomma. E, vabbè, qui c'è una slide che riguarda l'interesse di un venture capital. Questo può essere interessante per capire la prospettiva di un venture capitalist nel momento in cui il fondo IC esce dalla compagine aziendale. Che naturalmente questi sono temi che si ritrovano anche nella presentazione aziendale e servono per convincere la commissione a finanziare il proprio progetto durante l'intervista. Quindi la motivazione del team, e oltre che la capacità, il fatto che molto spesso alcune proposte non sono convincenti per quanto riguarda l'analisi del problema e il valore aggiunto della soluzione proposta, oppure altri aspetti di mercato, come per esempio lo scarso interesse in business, diciamo, che siano solidi e che abbiano un tasso di crescita basso. Insomma, il mercato potenziale deve avere una scala e una dimensione, diciamo, sostanziale, quindi non small business, ecco. E naturalmente è necessario anche che ci sia già la proof of concept, cioè nel senso, soprattutto per quanto riguarda innovazioni tecnologiche, se l'innovazione è promettente ma non ancora dimostrata, chiaramente il venture capital vuole una chiara prova, insomma, che il concetto dal punto di vista anche scientifico sia solido, anche perché questo può compromettere tutto il business plan, insomma. E poi chiaramente ci sono alcuni aspetti che riguardano il business model. Per quanto riguarda il processo di valutazione, alcuni appunto si chiedono come funziona il processo di valutazione. Ecco, questo è uno schemino che forse anche un po' complesso, ecco, che illustra come funziona, ma sostanzialmente partendo dalla proposizione della domanda si va alla valutazione in remoto, poi c'è una, si fa un ranking delle proposal, quindi una classifica, e le migliori, diciamo, quelle, diciamo, nella parte alta della classifica vengono invitate per l'intervista. Se sono proposte per il finanziamento si può avere appunto il grant e anche l'equity se applicabile, altrimenti se non sono proposte appunto il processo torna indietro e quindi si viene scartate oppure eventualmente ripescate in casi particolari. Diciamo, qui adesso entriamo in alcuni aspetti specifici del form, ma comunque andrò veloce anche perché ormai siamo oltre mezzogiorno. Sostanzialmente la parte A, che è quella amministrativa, richiede di rispondere a delle domande specifiche. In particolare si deve indicare se si è interessati appunto al blended finance oppure no, e se nel caso diciamo la propria proposta sia sopra un TRL 8, cioè sia molto avanzata, si consente di ricevere una controfferta con un ammontare di grant per l'attività appunto al di sopra del TRL 8, cioè quelle sostanzialmente pronte per la commercializzazione, in forma di finanza agevolata, quindi in forma di equity. Ecco, non tutte le aziende sono però interessate a questa combinazione. Anche se ovviamente non, la finanza agevolata non è obbligatoria, insomma, però in generale il pannello di valutazione tiene in considerazione il fatto che un'azienda la richieda, anche perché è sintomo che l'azienda ha possibilità di crescere e anche volontà di crescere, nel senso che ha fatto i propri calcoli bene. Il business plan è effettivamente solido, per cui si dice ok, siamo disposti a investire anche noi come azienda, il grant ci serve per portare avanti la nostra idea, il nostro prodotto, il nostro processo, però diciamo poi vogliamo continuare a crescere, e questo insomma è sicuramente valutato positivamente dalla commissione.
Nella parte B, ecco, qui sono segnate un po' le differenze con l'AC, scusate, con lo SMA Instrument, in particolare la parte di approccio è stata semplificata, invece c'è maggiore focus sulla parte di informazioni di base, sul sommario, sul potenziale di scale up nella parte 2 impact e nella parte di implementazione sui bisogni finanziari e sui bisogni di supporto, quindi diciamo anche la cosiddetta fase 3 diciamo dell'EC che diciamo per i vincitori permette di usufruire di 12 giornate di consulenza gratuita da parte di esperti selezionati dalla commissione e la partecipazione per esempio a fiere internazionali a eventi di venture capitalist. L'anno 4 ne abbiamo già parlato, comunque sostanzialmente si struttura in questo modo, c'è una serie di tavole, di tabelle, quindi come dicevamo sono tutti dati finanziari, quindi dati profit and loss, cash flows, eccetera, dati finanziari dell'azienda, anche la storia finanziaria dell'azienda e la proprietà, ecco, chiaramente dell'azienda stessa in termini di azionisti. Chi sono i valutatori? No? Questa domanda molto particolare. I valutatori sono esperti, anche noi, anche voi potete essere valutatori, inserendo il curriculum nel portale Funding, insomma nel Funding and Grant, quindi il portale della commissione attraverso il quale si presentano anche i progetti, c'è una sezione expert, sostanzialmente si carica un CV online e in base delle parole chiave alla propria expertise si può essere selezionati. Come vedete dalla figura, così la formazione dei valutatori è molto varia, insomma c'è un 29% di consulenti, esperti tecnologici, 6%, manager 27%, imprenditori, ecco un po' meno, però insomma diciamo che possiamo comprendere nei manager, investitori 8%, ricercatori 16%, quindi c'è sia l'aspetto diciamo manageriale, economico, imprenditoriale, che la parte diciamo di ricerca e di esperienza tecnologica e anche quella di consulenza. Quindi è importante anche descrivere il progetto prendendo in considerazione questi vari punti di vista. Per quanto riguarda invece il pannello di valutazione durante l'intervista, in generale si tratta del 45% di investitori, 31% specialisti dell'innovazione, 24% di imprenditori seriali, cioè soggetti che creano aziende per poi portarle a un certo livello di profitto, per poi venderle e realizzare dei profitti. Quindi, come vedete, nella parte di interview, cioè di valutazione dell'idea proprio concreta, come dire, gli esperti finanziari fanno la parte del leone, sono sostanzialmente i tre quarti, insomma, a differenza dei valutatori che hanno una profilazione più variegata. Quindi, chiaramente, da qui la maggiore attenzione nella parte 2 impact, perché poi, diciamo, nella parte di intervista, gli esperti finanziari fanno domande soprattutto appunto sugli aspetti economico-finanziari, non tanto su quelli relativi alla tecnologia. Alcuni elementi sulle interviste, chiaramente hanno luogo a Bruxelles, in questo periodo appunto si tengono a distanza, ma ecco, non escludo che si torni a farle di viso. Naturalmente le aziende devono dare la disponibilità al momento della submission del progetto, massimo 3 rappresentanti per azienda. È interessante che è vietata la presenza di consulenti o parti terze, quindi a meno che non siano soggetti che appunto siano inseriti in azienda in maniera stabile, il panel di valutazione vuole parlare direttamente proprio con gli imprenditori, i soggetti all'interno dell'azienda. Anche questa è un qualcosa che è stato abbastanza discusso, soprattutto perché diciamo, le piccole e medie imprese spesso hanno poco personale e si avvalgono di reti di supporto esterne, ma questa è stata la decisione un po' della commissione. Chiaramente raccomandata la presenza di figure aziendali chiave, quindi con potere decisionale. E parlavamo del pitch, quindi bisogna inviare in anteprima la presentazione. C'è un template che è scaricabile appunto dal sito delle ASME.
qui molto velocemente l'intervista, non dura più di mezz'ora, c'è un briefing iniziale, poi c'è l'intervista e poi un debriefing della giuria, insomma, quindi il soggetto rimane dentro una mezz'ora, insomma, con la giuria, 10 minuti appunto di presentazione e un 20 minuti di risposta alle domande. E appunto question and answer. Ecco, due parole sul blended finance. Vabbè, abbiamo già detto che il flusso di investimento sostanzialmente funziona come un fondo di investimento che è supportato dalla Commissione europea e dal gruppo EIB, quindi dalla Banca europea degli investimenti. E questi sono i due sostanzialmente azionisti, ecco, la Commissione, la Banca europea e la BEI, insomma, che hanno costituito questo fondo, a cui si accede tramite una digital platform di matchmaking con investitori potenziali. E dopodiché, appunto, si passa alla fase 4, quindi sostanzialmente la banca, la BEI, cerca di coinvestire con gli investitori identificati, naturalmente nell'idea o nel prodotto, nel processo dell'azienda, chiaramente con il consenso dell'azienda stessa. Ecco. Naturalmente poi c'è tutto un processo di accompagnamento per cui la BEI attrae, diciamo, cioè favorisce il mentoring di esperti durante la fase di crescita dell'azienda. Ecco, questo è un altro schema, ecco, che identifica meglio, diciamo, il processo di investimento, di entrata e di uscita del fondo, insomma, sostanzialmente. Ecco. Ecco, io darei solo due parole di project management, poi lascerei anche perché vedo che appunto le ore scorrono. Quindi, sostanzialmente, ecco, importante nella gestione del progetto, sostanzialmente, fare attenzione a questi aspetti. L'accordo di grant è legato all'accordo di investimento per l'azione di equity, quindi ci sono dei contratti che sono legati, no? Quindi quello appunto di finanziamento e quello di equity. Questo è da tenere presente in fase di presentazione e anche di gestione del progetto. I meeting con gli esperti della commissione in genere avvengono in 6 mesi, quindi non ci sono più solo meeting, diciamo, all'interno dei soggetti che partecipano al progetto, ma proprio anche con gli esperti della commissione che monitorano l'andamento del progetto stesso. I pagamenti e l'attività di report è semplificata, ecco, per togliere il maggior numero possibile di oneri agli imprenditori e focalizzarsi sul progetto. E il processo di sospensione o terminazione del progetto può anche includere un meeting, quindi in alcuni casi, diciamo, il progetto appunto non è successo, quindi può essere richiesta la sospensione o la terminazione del progetto da parte della commissione, in caso appunto c'è un riorientamento dell'azione. Beh, questa è una slide che sostanzialmente, ecco, salterei, nel senso che ho già parlato appunto del contratto LinkedIn e anche del progress meeting ho parlato. Ecco, salterei appunto i link utili per chi volesse avere maggiori informazioni. Questi sono i link importanti di Horizon Europe, che è il prossimo programma che sostituirà Horizon del 2021. Poi c'è il portale Funding and Tenders, che è quello attraverso cui si presenta l'idea, e altri link specifici all'EIC, alle ASME, che è l'agenzia che segue appunto tutto il processo, l'APRE, di cui anche noi siamo parte, come diceva anche Stefani. Poi c'è Access for SMEs, che è un utile strumento che parla appunto di equity, financial, venture capitalist, quindi per trovare finanziamenti anche in altri stati comunitari. Io vi ringrazio per l'attenzione. Mi rimetto in visuale. Non so se mi vedete, mi sentite ancora. Ecco, Sì,
Sì, Filippo, ecco, ti sentiamo e ti vediamo. Ecco, io avrei concluso se avete delle domande o delle curiosità. Ecco, insomma, io rimango a disposizione, così come i colleghi. Vi ringrazio dell'attenzione, è un argomento abbastanza tecnico, quindi spero di non avervi annoiato, però insomma, penso sia importante, ecco, conoscere anche questi aspetti. Ecco. Allora, cedo la parola di nuovo a Stefania. Grazie a tutti. Grazie Filippo, sì, sicuramente soprattutto questa parte è molto, molto tecnica e si dovrebbe entrare maggiormente nel dettaglio e avere più tempo anche a disposizione, però per chi volesse approfondire rimaniamo comunque a disposizione per dare le informazioni. Ecco, è arrivato il commento di Europe Direct. queste presentazioni del webinar è stato registrato, quindi lo metteremo a disposizione nel canale YouTube, poi con la collega di Europe Direct, Francesca Vianello, lo promuoveremo in modo tale che possa essere comunque fruibile anche in un secondo momento e anche magari da altre persone che volessero affrontare questi temi. Le slide comunque le metteremo anche quelle a disposizione, quindi a voi che avete direttamente partecipato, ci avete lasciato il vostro indirizzo email, ve le invieremo direttamente. E, ecco, appunto, vi invieremo email con il link del video e delle presentazioni. E per ogni altra cosa rimaniamo comunque a disposizione, nelle slide avete tutti i nostri riferimenti, email, telefono, quant'altro. E vi ringraziamo per l'attenzione, per aver partecipato alla giornata di oggi e vi auguriamo una buona continuazione di giornata. Grazie a tutti. Grazie Stefania, grazie a tutti. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie a tutti. Ciao Francesca, ciao. Grazie. Ciao.